E ovviamente non abbiamo detto che eravamo in live, immagino. cosa? L'ho Non hai messo il scritto nell'ultimo spoiler che ho messo, che era 5 minuti link. fa. Ok. Però possiamo comunque mettere il No, link. vabbè, fa lo stesso. Ma Dovrebbero sì. essere abbastanza grandi per farcela. Penso di sì, però non si... è sempre meglio ribadire. Allora, di cosa andiamo a parlare oggi? A proposito, sempre meglio di ribadire Commander, che strano. Ma dai. Esatto. Perché? Perché fino a poco tempo fa, e quindi io continuerò a guardare Twitter ogni tanto per essere certo al 100%, sono già usciti degli spoiler che ci fanno pensare a qualcosa. Però quando arriveremo a quelli, ognuno di voi avrà già capito a cosa ci fanno pensare. Perché sarà la stessa cosa che penserete Buonasera, Kenichi. Buonasera, voi. Cosa andremo a pensare? Sì, effettivamente magari Alter. Twitter lo teniamo comodo. Cosa? Che mi ogni Ah, che tanto ti tieni? Sì, guarderò dato che Twitter sono comodo, usciti adesso praticamente gli perché spoiler. quando è la Wizard stessa che mi ma che spoilera, mi arriva la notifica della pagina. E Ok. quindi è molto bello. E anche quando ha telefono con lo schermo spento, Sì, spero. ma Ok. anche cioè, chiuso Twitter proprio mi arriva la notifica. Come se vi avesse mandato un messaggio alla Wizard dicendo: ho appena Ehi, guarda. spoilerato questo, guardami, 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 guardami. Sì, sia quella europea che quella americana, internazionale. Vabbè, certo. Allora, Commander, iniziamo. Solita, abbiamo fatto la cartella Sì, c'è già in tutto. ordine. In ordine non è in ordine, però. No, Vabbè, avrei messo prima tipo i draghi, poi i no, 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 gatti. tutto a caso, Ah, bravo. come negli album. E beh, aspettiamo un attimino, sono ancora 9 e 4. Lo so, ma cosa andiamo a dire? E diciamo che ci sono state alcune informazioni con gli spoiler che sono usciti, uscite nuove informazioni riguardo a qualche carte si troveranno in quali Sì, mazzi. ci saranno delle carte che possiamo definire delle carte ponte da un certo punto di vista. In mattinata è stato spoilerato questo vampiro che era sia vampiro che mago, al che la domanda era: ma è nel vampiro o nel mago? È in entrambi. Ciao Ciao Sidonia. Sidonia. Sia nel vampiro che nel mago, perché creeranno queste carte, quindi potremo vedere, non lo so, come esiste davvero il vampiro drago. Sì, però saranno oppure il gatto mago o il gatto drago che c'è già, ma non è tra le carte che prenderemo in considerazione perché saranno delle uncommon e Sì, saranno presenti in tutti i mazzi possibili, cioè nel senso un un bel bel vampiro vampiro gatto gatto. potrebbe essere presente, non potrebbe essere Mirri, dato che l'abbiamo già Esatto. vista, e perché se non ricordo male, tipo rara, giusto un Però po'. deve essere una cosa tipo bianca, perché deve avere tutti e due i E colori, deve essere dei colori di tutti e può due i essere mazzi. bianca. Sempre quello di importunarmi, ma No, a un attimo. noi va bene, A noi fa importunarci piacere, facci. importunateci. In modo Esatto, positivo, non sì. come altri. Ciao Giulia. Ciao Giulia. Ovviamente sì, deve ovviamente, come abbiamo visto, il mago è Il mago nero. è Perché? Perché nero. da una parte abbiamo i Mardu e dall'altra parte abbiamo Mardu, dall'altra parte abbiamo Grixis. O era nero o era rosso, Rosso. cioè nel senso non c'era molto margine di manovra. E ovviamente un vampiro con le orecchie a punta, come è stato fatto notare il nostro sommo pontefice del Mananero, che sempre sia lodato e ringraziato, avendo notato questa cosa, ha ipotizzato che fosse un vampiro di Sengir, della sua Esatto. stirpe. Perché? Perché nel podcast della settimana scorsa si sono, diciamo che per chi è Che io appassionato. dovevo tradurre nel weekend, ma che non sono riuscito Vabbè, a domani esce quello pubblicare. dopo, con calma. Esatto. Cosa è successo? Diciamo che non è stato un podcast molto spoileroso,
È più stato un viale dei ricordi, una Sì, chiacchierata. una chiacchierata sui vampiri di Perché? Magic. Perché a livello di chi è molto appassionato di loro non ha trovato grandi informazioni, ma chi magari è un po' meno appassionato oppure è più vicino alle ultime edizioni e basta, sono stati mostrati i vari vampiri di Sì, la Magic tipologia di e le vampiri. loro differenze. Quindi sono visti i vampiri di Innistrad e quindi avremo Edgar Markov, perché quello è confermato che sia Edgar. Avremo magari dei vampiri di Zendikar, la differenza è queste Le cocorna corna. che spuntano, quindi esteticamente sono diversi. Per esempio, Drana, non è detto che Drana ci sarà, una Drana, quella più vecchia, era stata già stampata in un Commander. Poi sono stati par cioè, si è parlato dei vampiri di Tarkir che assomigliano più a Dei dei mostri. demoni Sì, giapponesi, perché hanno questa esatto. lunga lingua oltre alle zanne. I vampiri nuovi di Caldes. Kaladesh, che sono gli Eteridi, Alcuni alcuni eteridi. Eteridi, però un nuovo tipo molto diverso, e poi c'è il vampiro classico, che erano i vampiri di Dominaria, che erano quelli della stirpe di Sengir. Uno dei due ovviamente parlava del fatto che fosse uno dei suoi vampiri Sì, preferiti, sì, sì. però cioè, non credo che la preferenza ti faccia capire che c'è uno spoiler. Il fatto è che comunque parlandone è plausibile che abbiano preso, magari non vedere la ristampa del vampiro, Esatto. ma vedere comunque delle ristampe o delle nuove riedizioni e Versione. versioni di questi vampiri un po' più storici. Anche perché comunque l'importante è che sia un vampiro, che lo metti da una parte, che lo metti dall'altra, il Esatto. mazzo è vampiro e ci sta. E sì, questi commander sono molto molto fighi, perché il tribale ha questo suo fascino in sé per Sì. sé, e È semplice da soprattutto è gestire. semplice da gestire, è semplice da modificare, perché comunque tu dici prendo il gatto, nel gatto non c'è, non lo so, un altro gatto che io so che è forte ci starebbe benissimo, voglio farlo artefatto, mi metto Kemba o tutti quelli del vecchio di Esatto. Mirrodin. Voglio farlo molto aggro, chi ci posso mettere? Ci Allora, cosa metto messo assieme? No, sto dicendo, stavo leggendo Freddy Sidonia. In realtà, il logico sta nel fatto che siano tribali e quindi è facile, no, cioè da un lato. no, parlo a difesa delle vecchie edizioni. A parte le prime due, quelle del 2012 e 2013, che Erano una cozzaglia effettivamente di carte messe erano una insieme. cozza, bene o male, cioè c'era di fondo una strategia, ma era molto molto dipanata. Puntavano più a mettere delle carte comunque che ci stessero coi colori e con una qualche tema. Dal 2014, da quelli Monocolor. monocolor, secondo me. Non erano più una cozzaglia di carte messe assieme, erano carte con una sinergia di fondo molto presente, molto forte, e che dal 2014 appunto si sta avendo un continuo un aumento della qualità di questo prodotto, Ovvio secondo me. che Già, diciamo, parlando di mazzo tirato poi fuori sì. e giocato, ovviamente. Ovviamente prendere tipo un Commander del 2014, in realtà tipo un Daretti già fuori dalla scatola era un buon mazzo. Io avevo preso il Mano Nero, quindi Obnixilis, e già era meno, un po' meno forte. Ma perché? Perché avevano puntato a mettere quelle carte che avevano dei costi di mana molto alti, ma che erano tipiche del nero. Vedi un po' di demoni di un certo peso. Ma c'era tipo i demoni, perché lui fa i demoni diventerà un demone, c'erano gli zombie, Ciao Ivan. e quindi erano strutturati in un certo modo. Pian piano bicolor e poi quadricolor, vediamo una struttura già più complessa perché non c'è una tematica unica come il tribale, ma una struttura un po' più pensata. Cioè io avevo provato subito il Daxos, Sì, diciamo, ognuno aveva comunque una sì. strategia o un tema Ed era che incantesimi, sfruttavano. incantesimi, creature incantesimo, e tu con gli incantesimi facevi pedine. Ovvio che forse questi sono quelli che presi e usati già così sono più strutturati, sono più sinergici, ma è il vantaggio del tribale. Perché? Perché comunque cioè, tu Sì, come è lo una. metti, il Frey Sì. Allies mono verde Esatto, era aveva il forte vantaggio perché perché. era tribale, era quasi tutto elfo.
elfo sai che poi rampi delle vacche immane. Esatto. Cioè. Quindi diciamo i Prince, magari la Wizard si è accorta che il formato va sempre più già da quando è uscito, quando hanno deciso nel 2012 di far uscire il loro prodotto E Commander, vuol dire che avevano soprattutto capito che aveva un futuro. già dal 2014, quando c'era la nuova strutturazione, secondo me lì Sì. hanno capito che puntare su cose così un po' cozzate con dei bei No, comandanti ma non rendeva tanto quanto. semplicemente la prima volta che l'hanno buttato il formato era ancora giovane, quindi hanno fatto delle scelte sbagliate, effettivamente. Hanno Man messo mano dei che, comandanti assurdi gli con dei anni, esatto, mazzi. man mano che gli anni sono andati avanti, hanno sempre aggiustato di più, si sono migliorati come si sono migliorati oggi a fare le edizioni normali rispetto alle edizioni del 93-94 che non avevano un senso. Insieme Però avevano le praticamente, carte ma no, parlando di Ice Age o sì, così, o non erano sì. minimamente strutturate bene come quelle degli ultimi anni. Adesso, Cosa troveremo ora che siamo un po' di più esatto. nei Commander? Oltre a quello che abbiamo già fatto vedere, abbiamo Beh, messo facciamo gioco vedere nuovo. adesso vi facciamo vedere tutte le carte che sono uscite, ne parliamo un po' velocemente, o insomma, per quanto tanto adesso comunque tempo ce n'è. Più che altro non è tanto un tribale o meno, effettivamente la base è solo la composizione di colore, c'è un mazzo a caso, se mette la base un archetipo invece c'è un mazzo. Sì. Infatti dopo un po' hanno deciso, cioè dopo le prime due edizioni di Commander hanno detto ok, facciamo Hanno messo degli i archetipi. colori perché così facciamo cose fighe di quei colori. Dal 2014 hanno detto ok, i colori, però ogni colore deve rispecchiare una strategia e che quel mazzo giochi quella Perché strategia. abbiamo visto, per esempio, il Freyalis era un elfo ramp, Daretti era un artefatto puro, di quelli che ti scombano Sì, e ti il equipaggiamenti mono nel bianco mono bianco. Il mono nero sì, era uno era un zombie aggro con zombie demoni. semi-control con gli spacchini, quelle cose Il lì. blu era un control, Era vedi che ha. metamorfo, sì, era un Sì, control con metamorfo, era il metamorfosi. più brutto Sì. comunque. E poi man mano hanno sempre deciso, dice, ok, questa coppia di colori, abbiamo deciso questi colori, però questi colori devono rappresentarci qualcosa. Perché allora, mi sa che non abbiano usato le creature più famose del mondo di Magic come. Allora, gli angeli perché ce ne sono troppo pochi? E perché lo hanno già usato con Kalia, da un lato gli angeli. Sì, Gli zombie gli perché ogni zombie. tot le cioè No, gli zombie è perché nell'Omnisris. non hanno bisogno di nuove No. carte tribali che li rendano forti, No. semplicemente. Hanno preso comunque delle tribù che tipo draghi è giocata, ma è giocata soltanto in un certo modo, perché è l'unico modo di giocarlo in Esatto, poi Commander. Giulia poi ha ragione, i gatti sono i più I gatti probabilmente sono più. Per diverso. quanto mi mazzi Commander che uso prima di farli nascere dalle ceneri. Non so, loro giocavo principalmente a caso. Gli zombie hanno tre tribali più forti attualmente. E infatti, per quello non hanno. Cioè, se avessero fatto zombie, dici perché avete fatto zombie? Che c'è già Tramonket e Innistrad, tutte le edizioni ci Con sono degli zombie. Amonkhet stavo pensando di fare un nuovo mazzo, stranamente zombie, oh, che strano. L'idea Non l'avrei mai era detto. Reanimator, poi è diventato un Ghise Geralf o Dio Scarabeo, dipende da come mi. Dio Dio Scarabeo, no, Ghise Geralf è per amore, l'altro è Scarabeo. per effettiva Esatto. forza, e cioè. Ti accorgi che il mazzo in sé girerebbe se ce ne fossero, potessi mettere più due, posto che uno Sì, gira sì. solo con Amonkhet. Cioè, e Shadow of Innistrad, vai un po' più indietro, ci sono già un sacco di roba. Esatto. Quindi no, gli zombie è perché li hanno già messi in un commander, ma perché non ne hanno bisogno. Già il fatto che abbiano ripreso i vampiri, quello è stato un colpo da maestro. Lo Spiriti Spirit, era sì. un'ipotesi, Spiriti era Spirit era carino. una delle tribù che si pensava potessero mettere. Gli spiriti però avevano l'ipotesi, c'era spiriti pentacolor, spiriti quanti colori, perché gli Esatto. spiriti nella storia di Magic hanno tutti i colori. E quindi forse hai stato scelto un draghi perché comunque Perché fa più figo. perché fa più figo, sì. Perché Semplicemente. ho un mazzo draghi, aggiungo i draghi ed è Esatto. figo.
I gatti sono i più potenti, i gatti regnano nel multiverso. In realtà anche Bola sa un oscuro signore da seguire, il suo serpo pardo da accompagnare. Esatto, il serpopardo. Il serpopardo è una divinità. Allora, visto che però Andiamo. ora come ora non possiamo più cambiare i tipi di mazzi scelti, guardiamo quelli che abbiamo. Un Esatto. comandante per lo spirito, guardi. Beh, Gaze di Sant'Rot. per un bicolor, sì, Ghaist di Sant'Rot, sì. Anche Cose con lampo, spiriti Brago forti, Brago stesso. è uno Brago. spirito, però Brago è più per altre Però sì, cose. però sempre spirito. Let's go, andiamo, iniziamo a guardare qualche carta, cioè qualche tutte le Lei. carte. Allora, iniziamo con una carta che, cioè, quando l'ho visto, ho detto, ma fa davvero tutto questo? Balan, Cavaliera Girovaga. Questa cosa mi piace perché è pure una gattina e molto Non è bello. stato, no. Forse in 1v1, ma non ne sono al corrente. Il tribale Fatine Giulia è un problema per il fatto che il tribale Fatine porterebbe a tutta la ristampa di quelli di Lorwyn e Landa Tenebrosa, quindi a gente che parte già dicendo tribale Fatine, tiro sul tavolo, guarda la Fatine counter. Quindi no, sarebbe cattiveria, è bellissimo ma è cattiveria e non possono portare No. cattiveria, per cui hanno scelto gattini. Balan porta avanti quel archetipo che nel tribale gatto è molto famoso degli equipaggiamenti, perché penso che ai gatti piacciono i vestitini, è una Sì, cosa gli che ormai è piace appurata. vestirsi. Gli piace vestirci. Niente, questo, cioè, mi piace negli ultimi Commander, anche con, cioè, gli ultimi, nel 2016, già in quello 2016, che dentro ai mazzi ci siano nuove leggendarie, che però non siano, cioè, che non sono i comandanti di quel mazzo, ma sono nuove leggendarie di colori, ovviamente, che fanno All'interno del parte mazzo. all'interno del mazzo, che però comunque nuove leggendarie per eventuali nuove possibili idee di Perché prendi commander. questo, mettilo con tutti quei gatti che già conosciamo, che hanno sinergia con gli artefatti, tutte quelle simpatiche cose che hanno sinergia con gli artefatti, mettici dentro tutte spade Basta, artefatti. esatto, basta fare un mazzo Basta. equipaggiamento con questo, che vince di questo. Entrando con attacco improvviso, a doppio attacco fin tanto che ha due o più equipaggiamenti, e fin qui ok, ma assegna tutti gli equipaggiamenti che controlli a Balan a costo 2. Costo 2, come E istantaneo. è una Quindi cosa che è decisamente decisamente forte, forte. anche perché comunque la cosa buona, a differenza per cui avevo detto è ancora più forte di Bruna, è perché l'equipaggiamento può essere lasciato lì senza creature, Esatto. mentre e quindi se mi muore la creatura con Bruna era terribile, perché dovevo, anche se poteva prendere dal cimitero, questo diventa comunque più forte. Non è esagerato perché prima che faccia quello, tu gli puoi sparare 3 danni con una Esatto. facilità che in Commander fa paura. Questo mutare equipaggiamento di mazzo gatti è molto sospetto. Secondo me sono reso contro che Voltron è composto da gatti giganti. Davanti Anche. dagli attacchi improvviso quando poi guarda doppio attacco. Ma in questo modo non ha due abilità diverse, essenzialmente, altrimenti sarebbe stato davvero troppo forte. Anche se comunque, nel senso, già gli equipaggiamenti che gli dà addosso Beh, daranno abilità. sì, e cautela diventava troppo. Cautela, esatto, diciamo, Cioè, ti costringono a dire gioca degli equipaggiamenti che danno delle abilità, non puntare, cioè, nel senso, altrimenti già lui ha due abilità di base. E diventa forte anche da solo praticamente. ma è comunque solo un 3-3 appena entra. E Esatto. questa cosa in un formato con anche le Ultimate 2, con la possibilità di prendere tutte le carte che sappiamo che possiamo prendere, Esatto. un 3-3 di costituzione potrebbe morire nel momento stesso in cui Sì. entra. E oppure può essere Potrebbe counterato, farla a rimbalzato. fine turno dell'oppo, ma l'oppo si tiene il mana per la removal, è sempre quello il problema, se non è Cioè, stupido e se ha la removal, la chiaramente. questione è, se vedi che sul campo di battaglia questo comincia a equipaggiare, ad mettere tutti gli artefatti, li equipaggia, vabbè, ok, equipaggio questo, equipaggio quello, ma sono sparsi. Vedi che al mana li può Basta giocare. vedere se è comandante, lo vede già da inizio Se è comandante, partita. lo vede già all'inizio partita. Cioè, se è comandante è già più complesso perché ogni volta devi tenertelo.
ma se è una creatura, quando lo tiri fuori dalla scatola e te lo giocano contro, 3 danni. Ciao. Non hai fatto in tempo, non... È Esatto. forte, ma non è così forte in quel formato. Esatto, poi counterà, cioè nel senso col fatto che è il tuo comandante sanno già che è lì e in più Poi se vuoi fare se uno tutto gioca nello stesso turno, counter. devi avere te lo devi giocare tardi, perché comunque sono 6 in totale. Di solito, ok, puoi farlo di quinto, se hai un po' di La cosa sassi. migliore da fare se entra e tu presumibilmente hai gli skinieri o Gli gli stivali. stivali. E prima di attivare la seconda abilità, tu dici equipaggio Equipaggio gli gli skinieri, skinieri. cosa fai? Sì, E in quel cioè... modo sei sicuro che tutto va su di lui. Cioè, devi fare l'equipaggiamento classico degli skinieri. Esatto, è un problema enorme, ma è uno solo. Che poi magari è indistruttibile, imbersagliabile, Ma è dopo. cautela, doppio attacco, eccetera. Però. Ah, scusa, rimbalziamo tutte le creature. Eh sì, Cioè, esatto, nel nel senso è senso. molto rispondibile, considerato che se tu vuoi essere sicuro che venga equipaggiato con tutto, devi giocarlo almeno di sesto turno. Quindi, secondo me è abbastanza Con la beh, mistica, certo, chiaro, quello era chiaro, però nel chiaramente. senso anche la mistica stessa è uccidi, cioè la tiri via come se non Sì, ma la fosse. mistica è forte perché anche la cosa Quando la fa quando entra, sì, quindi. è più forte. Anche se non fosse comandato una cattura così, se a velo dà solo valore in più ad una ratta. Comunque, nel senso è forte Zenith perché è del sole nero forte, e cazzo mero. ma non è sbagliato. Cioè, non, cioè, è difficile che, soprattutto in commander, esca una carta che è proprio sbagliata, tipo Squad Leopold, tipo Leopold. che è stato bannato, infatti. Sì, è forte, è un'ottima marcia in più per tutti quei Voltron da Sì. artefatto, ma è una carta forte, ma è solo, cioè non è una minaccia esagerata. Se avesse avuto un 4-4 di costituzione, allora potevamo dire che forse era più Forse, ma forte, neanche perché era un tanto. 4-4 che scendeva con Sì. 4. Dice che niente, ma sente, tocca sperare che l'avversario non abbia cose che danno infect, tra l'altro. Vabbè, in mono bianco è difficile, non Paghi in penso. Firexiano? Forse c'è un'equipe che Sì. dà infect. Ok, andiamo oltre. Leonid in Allora, agguato, classico Leonid. questo qui ha una Simpatico. meccanica che potrebbe ricordare più Conspiracy. Perché quando entra scegli segretamente un Che avversario, equivale a dire te lo poi scrivi subito sul esatto, infatti foglietto. stavo per dire, stavo dicendolo alla fine, perché come abilità rivela quale giocatore hai scelto, esigni una creatura avversario che ti sta attaccando se è controllata dal giocatore scelto, attiva questa abilità solo una volta. E uno giustamente, qualcuno sotto ha detto, eh beh, allora io lo scelgo segretamente, poi quando mi serve dico, ah sì, ho scelto te, quindi uccido la tua creatura, però non è Conspiracy Conspiracy docet. Docet, e quindi appena entra tu ti segni su un bigliettino il giocatore, glielo metti sopra coperto, così non c'è rischio di equivoci e di cose, insomma, sbagliate. Altra domanda che è sorta è se, ma se io faccio le copie, Ogni l'avversario volta che è lo fai una stesso, copia invece, lo dato che è scegli un'abilità subito. innescata, puoi scegliere avversari diversi Sì. con le copie essenzialmente. Se lo copi con la riproduzione, che ne fai 5, puoi scegliere una Anche combinazione semplicemente penso qualsiasi. che quando lo blinchi, quando rientra puoi cambiare avversario. Esatto, lo puoi blinkare per rifare l'abilità, per Perché dici, esempio. oh, adesso vedo che il problema può essere un altro, ve lo blinko, posso Esatto. cambiare o posso mantenere lo stesso se rimane lo stesso l'avversario problematico. Quindi questo è interessante. Sì, è carino. Però comunque un 3-3 che fa rimozione essenzialmente quando ti serve. Poi comunque l'idea è divertente, è tipo è appostato, sa già qual è il suo nemico, lo tira via nel momento Esatto. opportuno. Ci sta, ci sta. Raccoglitore di elemosine. Allora, il frate felino, Frate felino, che è chi un ghepardo, mi sembra un è? Sì, ghepardo. sembra un ghepardo. È un 3-4 con lampo a costo 4, anche questo ha un effetto molto multiplayer, diciamo, Che che ti dice se starebbe un bene nel avversario. tuo
Super Friends, Group Eh Hug. sì, ci sta. E che dice che se un avversario sta per pescare due o più carte, tipo quei brutti mazzi control blu che pescano tantissimo con rivelazione della Sfinge o cose del genere, tu e quel giocatore invece pescate ognuno una carta. Quindi fa equidivisioni. Esatto, diventiamo una comune sovietica. Se peschi tu, pesco anch'io. Cioè, no, e non puoi pescare troppo, perché attenzione, va bene. Giocare in risposta a ruota, tutti gli altri pescano uno, tu 7, più uno per ogni avversario. Esatto. Non è male. No. Ricordiamoci che è meglio avere sempre, quando hai queste cose, non hai limite di carte in mano. Certo, chiaramente. La torre del reliquiario penso sia una terra che vada in praticamente tutti i command ormai. Poi La mia ristampa predetta, c'è una perché ristampa. questa ristampa non ho pensato, ma come fai a non metterla? Rende tutto così simpatico. I giocatori non possono passare le rassegne grimori a meno che non paghino due per farlo, ma effetto fino alla fine Un del turno. turno. Quindi tutte quelle belle volte in cui ti piacerebbe andarti a cercare una terra nel mazzo, paga due per farlo. Tutte quelle volte in cui, oh, vorrei tutorarmi qualcosa nel mazzo, paga due, caro. Questa era tipo una delle mie carte preferite nel Dead and Taxes. Esatto. E tra l'altro uno ha scritto sotto questa carta, fa ma stampano soltanto carte fanno soltanto carte brutte in Commander, che probabilmente non sapeva che era una ristampa. Sì, beh, Quindi questa vuol dire, è. già capito che era il giocatore di Vintage Legacy No, più che super altro, ok, vecchio. non è la carta migliore che uno potesse pensare come Però in ristampa, ma Legacy la io. giocano tutti i Death Sì, and Taxes, quindi se ma non è una conosci, stai carta che, zitto. soprattutto pensando che tu hai due colori, o uno solo, essendo monocolor magari. E quindi non vai mai a cercarti niente. I tuoi avversari, magari tipo ti trovi contro un simpaticissimo tramutante che ogni turno si tutora qualcosa, perché deve andarsi a trovare le terre, oppure quei fantastici mazzi che ogni tanto si tutorano. Questo li rallenta tantissimo e a me piace un sacco. Sì, esisteva un artefatto che costava 3, 2, 1 blu che diceva i giocatori non possono passarsi nei grimori, punto. Questo è, Questo ti diciamo, è aiuta ad forte avere perché. la possibilità di farlo tu anche. Cioè, questo dice, pagando non mi Esatto, limito tu puoi così farlo tanto. anche se in realtà di solito nei mazzi in cui si gioca questo tu non devi passare la rassegna Spoiler: uno grimori. zombie drago mono nero È e una sorca sorcery bianca. bianca. Ora Andiamo che. subito a vedere. Quindi non è uno spoiler ufficiale d'account. Allora, eccolo qua. Quattro reprints che erano quelli di prima. Eccolo qua, Boneyard Scourge. Zombie drago, 4-3 a posto 4, volare. Ogni qualvolta un drago che controlli muore mentre il flagello dell'ossario è nel tuo cimitero, puoi pagare 2, 1 e 1 nero. Se lo fai, rimetti sul campo di battaglia il flagello dell'ossario del Ottimo. cimitero. Mentre l'altra è i pochi fortunati, che costa 3 e 2 bianchi, dice stregoneria, scegli un permanente non terra che non controlli. Poi ogni altro giocatore sceglie un permanente non terra che non controlla. E che non è stato scelto in questo modo, distruggi tutti gli altri permanenti non terra. Quindi praticamente decidi che cosa ogni giocatore decide che cosa salvare degli altri giocatori. E quindi è una bratta un po' strana, però ci sta come Beh, in idea di Commander ci sta Commander. sempre. Adesso magari lo faccio Beh, non subito. dopo. Torniamo a qua. Ah, perché è di The Command Zone. Ecco, uno spoiler. Ah, ok. Non è due carte, è due a turno, quindi a lungo andare perde gran parte del suo effetto. Sì, infatti è forte questo perché locali di secondo turno Sì, ed era e forte l'altro non sfetch in formati essenzialmente.
La, The Rumor Mill e The Common Zone in Twitter. L'immagine di Pokéfusion è stupenda. L'hanno Ovviamente spoilerato su Common Zone, canale no, YouTube. il Twitter Ah, mi sa, Twitter di ed è, Common Zone. ovviamente la trovi su The Rumor Mill. Era forte ovviamente perché di secondo turno in formati anche come Modern o come Legacy, dove i costi sono effettivamente, si girano al massimo attorno al 3, dover pagare 2 per magari sfecciare non era una cosa che effettivamente è simpatica. Anche solo uno magari si è tenuta la mano con, le con solo due fetch o tre fetch, nel senso perdono comunque dei turni. E Sì, perché comunque per sfecciare devo pagare 2 e non posso giocare niente poi. intanto questo picchia, quindi è più Esatto. forte di uno. Alta Sorcery bianco-blu. E E ciao tutori. Esatto, e ciao ciao tutori. tutori. È quello il suo bello. Però se andiamo avanti così non la finiamo sta live. Eccola, identità fratturata. Costa 3, uno bianco e uno blu, stregoneria, esilium permanente non terra bersaglio. Ogni giocatore diverso dal suo controllore crea una pedina che è una copia di quel permanente. Quindi lo rompi a uno e lo dai agli altri. Interessante, cioè, carino, interessante, Questo lo interessante. metterei E certo, in coso. ci sta, Lo dai agli altri, compreso te, tra ovvio. l'altro. Ok, andiamo un attimo avanti, giusto Sì. E per, e poi diamo un'occhiata. dopo Allora, chi facciamo abbiamo? tutto. Una Un'altra ristampa. ristampa che è la tiga di set. 3-3 con lampo, a costo 4. Questa è uscita in visione futura. Che dice: quando la tigre entra nel campo di battaglia, hai protezione da un colorato scelto fino alla fine del turno. Quindi essenzialmente può salvarti da un attacco. Non ti fa prendere danno adesso magari se si giocano contro questi mazzi non è tanto utile perché sono tutte multicolor e i Però, mazzi, insomma, però è una in carta. generale Non è malaccio. può salvarti un turno Sei in ed è un condizioni 3-3 disperate. lampo. Poi, scoperta della stirpe, questa qua è uscita oggi, che sembra che ci sia un ciclo di queste cose della stirpe. Che poi questi sono Questi tritoni, sono quindi. tritoni, per esempio. Questo è un incantesimo a costo 5. Mentre entra nel campo di battaglia, scegli un tipo di creatura. Ogni qualvolta una creatura che controlli del tipo scelto entra nel campo di battaglia o attacca, pesca una carta. Questo è molto forte perché può già fare un effetto, cioè non deve stare lì un turno senza fare niente, ma col fatto che la pescata si inneschi anche all'attacco, tu potresti avere già giù delle creature, giocare questa e poi attaccare con le creature e pescare. Molti hanno detto entra in combo infinita con il dio Locusta, Però perdi per perché stack. però perdi per stacco, comunque devi trovare un modo con tutte le carte che peschi o di rimbalzarti in mano l'incantesimo, oppure se giochi il maniaco da laboratorio vinci, essenzialmente. Per chi non lo sapesse, perché va In in combo combo infinita, infinita. perché il dio Locusta dice ogni qualvolta tu peschi una carta, fai un insetto 1-1 con volare rapidità, con questa qui tu la dovresti aver già giocata dichiarando insetto, e in questo modo tu peschi una carta, il Entra dio Locusta l'insetto ti fa l'insetto, dato che è entrato insetto, peschi una carta per questo e fa incantesimo che fa insetto, un pesca una insetto, che carta e pesca fa un una carta, che fa insetto. l'insetto, eccetera, eccetera, eccetera. Solo che appunto col fatto che sia il fatto di pescare una carta, sia il fatto di mettere un insetto sono obbligatori, non è un puoi. Questo, beh, qua lo vedete scritto, il dio Locusta dice quando peschi una carta Metti. crea una pedina. Insetto, non dice puoi creare, e quindi devi avere un altro modo di fermare la combo o rimbalzandoti il dio Locusta o rimbalzandoti l'incantesimo essenzialmente. Ti basta avere già insetti in gioco dal turno prima, attacchi e triggeri, e poi comunque, nel senso, Il è difetto, sempre quello il il problema discorso. è che o sei sicuro di vincere il turno stesso in cui fai tutto questo,
E tu fai tanti tanti insetti in un mazzo commander, comunque fai Sì, 60 però insetti. magari o sei certo al 100% di vincere, oppure devi trovarti un modo di fermarti prima di avere, cioè di avere la possibilità di andare al giro Esatto. successivo, perché altrimenti perdi per stack. E credo che in Commander perdere per stack sia davvero Già. terrificante. Comunque ti peschi il mazzo, poi giochi Torre del Reliquiario. Sì, cioè nel senso, non ci sono, cioè o la torre del reliquiario, mi sembra Sì, che sia tipo un artefatto o una creatura, qualcosa che ti dice le stesse cose. basta un boomerang o un rimbalzino qualsiasi. Illimitato a quello e ci sei, però devi averlo, devi. Tanto te Sì, lo peschi. pescando, esatto, pescando lo peschi, quindi comunque è abbastanza solida come combo. Infatti mi Però sa che quasi quasi la metto nel nuovo mazzo, giusto per quello avere simpatico. un'unica win Ok. condition. Avanti, prossimo. Avanti, signore. Attraverso le zone di confine. Che è un bambino. Interessante, Il carino. vero problema è che magari vinci, ma ti fai odiare con una cosa. Ma quello è un classico del Commander. Detto da Vincere colei che ha così. Esatto. proposto gli spiritelli, insomma. Questo è un rampino, neanche tanto, nel senso. Però una bella arte. Sì, nel senso ti fa rampare tanto, perché se è una creatura grossa ti fa rampare tanto, costo 5, di quinto turno salti già almeno 10 terre, Sì. ci può stare. Però, insomma, costo 5. Tra l'altro lo mettono nel mazzo dei gatti e io me lo sarei visto molto meglio nel mazzo dei draghi, sia perché così ti fixi il mana, ti vai a prendere i colori, sia perché così riesci a lanciare i draghi subito. Infatti Forse mi sa hanno che. proprio limitato anche quello, non so. Andiamo oltre. Lince affamata. Molto carina come idea, anche se forse non è completamente perfetta. Però Un costo 2, diciamo che è una cosa molto. sì, perché i felini che controllano protezione dai ratti, però all'inizio di ogni sottofase finale un avversario bersaglio crea una pedina ratto nera con tocco letale. Però ogni qualvolta un ratto muore, gli metti un segnalino sui felini che controlli. Più che altro è quando questo muore, gli altri sono magari rimasti dei ratti con tocco letale. Poi E vabbè, ma possono andare. ne fa uno a sottofase Sì, finale, è però gestibile. è davvero davvero carina questa cosa del protezione dei ratti, in un po'. Sì, se muore il Cioè. ratto pompi tutti i gatti, Gatti, è molto è carina. Cioè, bellissimo. gli ti prepari la pappa, gli dai da mangiare. Esatto. Ci sta, ci sta. Poi Poi cosa c'è? la nuova, perché non sappiamo bene il motivo per cui il nostro arabo ruggito del mondo, o arabo, è Arabo. diventato arabo ruggito del mondo. In combo col patto dei druidi. No. Ma più o meno. Però se la fai di secondo la lince, sì, ci può stare col patto dei druidi. Perché dai agli altri le creature. Però c'è di meglio, ecco. Vabbè, questo un po' lo conoscevamo, all'abilità dei comandanti di questa edizione che è Esatto. preeminenza. Sei nella zona di comando sul Non è campo di più battaglia. arabo, sarebbe stato un deck troppo esplosivo. Era. Forse era per questo che hanno cambiato. Però non ha senso comunque, perché ha cambiato arabo? Cioè, uno può Allora, chiamarsi ricordati che la è stata cambiata Sailirai, è diventato Sailiraji. perché c'era Ma la lì questione di ci può stare, copyright. ma arabo non è sotto copyright. E poi era Arabo o Arabo. Arabo. Comunque, Airabo, che sembra una strana anche quella caramella per la gola. Sì, tipo le Haribo, Esatto. che Vabbè, non sono per la se è gola. nella zona di comando sul campo di battaglia, un altro felino bersaglio che controlli prende più 3 più 3 fino alla fine del turno. Ogni qualvolta un altro felino che controlli attacca, puoi pagare uno verde, Comunque ce l'hai anche 3. lì, Vabbè, però lì è piccolo. Se lo fai a travolgere, prende più X su X, dove X è la sua forza. Quindi comunque è veramente carina, come al solito. 5-5 Sì, contro questo è quello 5. di facciata Quello di facciata, ci del sta. Bel mazzo. gattone con i gattoni attorno. Di Jasper Eising, che oggi ho Ma l'hanno pubblicato cambiato solo in l'arte. italiano su Mythic Explorer? Sì, Sì. penso di sì.
come anche Saili Rai è diventata Saili Raji, Miraji. come Tana è diventata Tiana Sì, da noi, Tana è diventata Tiana, non non lo lo so, so. però hanno tenuto la lama franca di Topa, l'hanno Esatto, la tenuta. lama franca di Topa però Perché sì. Tana no, ma Topa sì. Se Esatto. volevano avere dei problemi, li hanno dimostrati. Ecco qua Allora, l'altro Mirri, comandante. duellante della Cavalcavento, l'altro comandante e personaggio storico di Magic. Mirri ha una storia triste che a confronto quella di Ajani appare allegra. Perché Allegra, wow. la nostra simpatica Mirri è ovviamente esiliata dalla sua tribù, ma per quale motivo? Non perché è albina, ma perché ha gli occhi di colore diverso e secondo la sua tribù porta male. Yeah! È tutto bellissimo. A quel punto, cioè, non sa bene cosa fare, via, esiliata dalla tribù, incontra, quando era molto giovane, Non diventa. capirò quelli che si occupano di traduzione della guida. Se sono messo voi due avrebbero un netto miglioramento. Lui, Magari. mi pare guarda. Cosa. Grazie dell'incoraggiamento. Più che altro io li farei I ragionare. gatti sono i nazisti di Magic. Li È tipo farei. Mouse, il Sì. fumetto, dove i Li gatti farei sono i ragionare sul nazisti. fatto che se si chiama Arabo con un H di mezzo, cioè siete solo voi che avete dei problemi. E se Comunque, qualcuno si lamentasse, gli andrei lì e dice: ma tu che problemi ci hai? Cosa sono vedi in bambini che vengono questo? chiamati Oceania, povero gatto che si chiama Arabo, cambiali Sono ragazzi l'accento, che metti vengono chiamati, tonico. cioè bambini vengono chiamati Brandon con la E, ho scoperto. Io ho visto Jessica con la K. Oltre alla G. quindi, nel Comunque, senso. sì, Wonder Woman ne ha rubato il vestito perché la nostra Mira a un certo punto incontra Multani, che è lo stregone Maro, avatar della foresta di Yavimaya, e diventa sua allieva insieme a due personaggi che sono abbastanza importanti nella storia di Magic, che sono Rofellos, emissario di Llanowar, che ovviamente è stato inviato su Yavimaya per creare un accordo tra Llanowar e Yavimaya contro i Phyrexiani, e Gerard, il capitano. Cosa succede? Mirri si innamora di lui, ma Di lui chi? di Gerard. Gerard. Ok. Però prima non vuole, ha paura perché insomma sono un gatto, poi sono forte, poi non sono abbastanza forte, c'ha questi dubbi. Ok. A un certo punto partono per una missione e vanno, cioè praticamente Mirri è stata mandata in missione e lui si offre di accompagnarla. Cosa succede? Questa missione però non gli è stato detto che è trovare un accordo economico-commerciale con un altro tipo di guerrieri felini. E quindi lei si ritrova a scontrarsi contro chi l'aveva abbandonata, Cacciata. cacciata. Ma in realtà lo scontro è diverso. Perché? Perché c'è uno di questi felini che si chiama Kaelic che si innamora di lei. Ma lei non lo vuole in realtà. Gli chiede di diventare la sua compagna, di unirsi alla tribù, ma ovviamente Gerard e lui si scontrano. E lei Ok. ferma il scontro dicendo che, cioè, lo ferma perché? Perché vuole proteggere la persona che ama. Cosa succede? Dice che Kellic deve affrontare, ed è qui che inizia la parte triste, seconda parte triste, deve affrontare il suo spirito animale per capire qual è la sua strada e viene posta davanti a una scelta. Ritornare a quel branco che l'aveva abbandonata, ma che ora sembra che l'accetti, non allo stesso branco, ma nel senso la sua Sì, stessa la sua specie, oppure rimanere razza. con Gerard sapendo che lui non l'amerà mai. Non No, esattamente. Sì, è Tajara, tra ma è un Gerard e un altro altro gatto. gatto. Praticamente lei decide che anche se dovrà rimanere lì al suo fianco come amica, sarà con Gerard. Però la bestia interiore, questo spirito, gli lascia una profezia. Il percorso che hai scelto ti porta alla morte. Ecco. Punto. Lapidaria. Evviva. Ovviamente poi facciamo la breve, cioè. Trama di Beautiful. La lapidaria profezia si rivela quando, dopo l'inizio dello scontro, diventa compagna di tutti della Della Cavalcavento, Cavalcavento. segue l'avventura e quindi la Cavalcavento, vengono prima spedite da una parte e poi da un'altra,
Ovviamente nel frattempo chi arriva Anna, quindi quasi tutte le sue speranze, cioè, Vengono vengono distrutte. A un perse. certo punto le due ovviamente come amiche... Sento il pianto di Chandler, che era Sì, Kim. esatto, più o meno Poveretto. siamo a quei livelli. Come mi vedi come un'amica, ma fa culo, non Hai mai pensato di fare l'insegnante? so. E lei fa davvero l'insegnante. E se lei con molte storie ai bambini, facendo anche le vocine, se potesse. Qui non ci sono discorsi diretti, altrimenti mi ritroverete a fare 4-5 vocine diverse. Cosa succede? Anna e Miri ovviamente litigano, ovviamente si scontrano, ma vengono attaccate e Miri rimane ferita e Anna la salva. A quel punto lei capisce che questa donna è davvero forte, questa donna si merita quello che potrebbe avere. Ma cosa succede? Tutta questa missione serve per andare a salvare Sisai, che è il capitano. La capitano, se non La sbaglio. capitana, sì. Ovviamente Miri, skillata perché è un gatto, quindi i sensi Una sono una guerriera, guerriera, i sì. suoi sensi sono maggiorati, lei è forte, li guida direttamente a lei, addirittura riconosce l'odore. Perché arriva un mutaforma che ha la sua stessa forma, ma lei annusa e fa, no, puzza in modo diverso. Esatto, Vollerat, bravissimo, vedi che ti ricordi le cose. Ovviamente l'equipaggio affronta Selenia, l'angelo che Crovax era tenuto a liberare, ma cosa succede? Lui, Crovax, lo uccide e viene maledetto. E Mirri però nel frattempo, prima aveva il sacrificio di Mirri per cercare di affrontare l'angelo e quindi anche indebolirlo da un certo punto di vista, Mirri muore e lui viene maledetto e quindi la sua profezia rimane. Mirri lascia che Crovax la uccida completamente in modo che Gerard si salvi. Perché? Perché si stavano scontrando, lui non voleva abbandonare l'amica, l'unica cosa da fare era lasciarsi morire. Quindi questa è la Mirri che conosciamo, questa qua è la Miri di questo livello di questa trama. Perché? Perché Magic che ha i livelli Quindi della Miri Miri è è morta. morta, ok. La No, perché Miri. molti dicevano, ah, No, Miri in invece, entrambi i cioè. casi delle due edizioni, delle due linee temporali che Magic ha seguito è morta in entrambi i casi. In un caso si è sacrificata in modo tale che gli altri compagni potessero andarsene. Quindi questa sia la Mirri nel momento in cui è sulla cavalcavento, l'altra mono verde è quella che conosciamo. La Mirri mono nera è una realtà alternativa, quindi, che non credo tocchi questa. Nella realtà alternativa succede praticamente la stessa cosa, ma è lei che dà il colpo di grazia E all'angelo, quindi è lei che viene quindi è per maledetta. evitare la maledizione anche all'altro, e viene abbandonata quindi lì. Cosa succede? A un certo punto Crovax viene consumato dai sensi di colpa. E cosa succede? È sempre Gerard che però torna, che aveva consapevole che non l'avrebbe mai uccisa Crovax, torna e la uccide al suo posto per liberarla. Quindi alla fine in entrambe le linee temporali lei muore per aiutare o perché viene salvata dalla Esatto. persona che ama. Perché alla fine dice, cioè, gli dona la pace, è diventata un vampiro, un gatto vampiro, non credo sia così bene perché era. Bellissima Arthur, sì. Sempre Magali, credo la che la Villeneuve. Villeneuve in questo caso, penso si sia superata. Dopo Joyra, credo che Mirri sia. Cioè, non credo che più bella di così non la potremmo vedere, Mirri. Quindi per tutti quelli che amano i gatti, andate a cercare la storia di Miri e piangete un po' con me perché porca vacca mi è caduto un bisonte nell'occhio. Ciò, se, cioè lui è testimone, se c'ho la pelle d'oca sulle gambe perché i gatti sono dolci. Andiamo avanti, Andiamo un po' di oltre. lacrime ancora. L'altra Personaggio nuovo. leggendaria che è Nazan, plasma l'hanno onorato. Io spero che di questi nuovi che non si sa niente facciano almeno un mini trafiletto come avevano fatto per tutti i Sì, perché companion altrimenti. di 2016. Sì, ma che storia. E questa era riassunta, cioè, ma Tanto all'osso, all'osso riassunta. proprio, all'osso, ha saltato delle parti perché diventavano un po', cioè, troppo lungoletta così. Però
perché è davvero, davvero, davvero un bel lato di trama, e ritorno a Dominaria, forse ci lascerà qualcosa di tutto quello. Speriamo. Cioè, tipo, ci saranno, penso, citazioni ovunque, perché se non le mettono sono davvero più stronzi di se piangi perché Sì, esatto. non Allora, Nazan Plasma Namanorat. Non sto piangendo, solo un mattone nell'occhio. Allora, tu devi mandarci in privato Esatto. tutte le pagine che ti sei inventato del diario di Sorin, perché mi ci servono, appunto, Sì. vogliamo farci cate. È vero, se, non, se hanno delle gioie non ci Non ci piano, va piacciono. bene. Allora, Nazan Plasma Namanorat. Adesso guardando bene l'art. Fa un Dovrebbe po'... essere di Bant a Sì, fa occhio tanto perché Bant. ha Vedi i che ha tutti... sigilli Sì. ed è onorato, quindi è su Bant che Esatto. onorano i cavalieri, insomma, i Quindi soldati. Bant potrebbe legarlo, come abbiamo pensato anche ad Ajani, e il legame con... Comunque c'è Theros, c'è Bant, dove i Sì. Leonid sono più forti. Una ristampina di Ajani Si potrebbe anche ci potrebbe fare. anche Comunque, stare. Nazan è quello che è il testo più lungo di tutti. Lo so che lei è sempre improvvisata qui in chat, ma devi inviarcele, perché poi noi le dimentichiamo e la chat di Twitch fa Sì, schifo. non, Non cioè ci si può. permette di rivederle È completamente. strana, nel senso dobbiamo far rivedere tutto il video perché lei ripropone la chat nello stesso momento, che poi non è neanche esattamente lo stesso No. momento perché non ci siamo ritrovati l'ultima volta. Comunque, Nazan dice che quando entra nel campo di battaglia puoi passare a segno il grimorio, puoi passare a segno il tuo grimorio per una carta di equipaggiamento e rivelala. Se rivela una carta chiamata Martello di Nazan in questo modo, Ah no, la è metti sul barra, campo è di basta. battaglia, altrimenti aggiungi alla tua mano. Poi rimescola il grimorio. Ogni qualvolta una creatura equipaggiata che controlli attacca, puoi tappare una creatura avversaria controllata da giocatore in difesa. Quindi facilita l'attacco delle creature equipaggiate. Così a prima vista tu dici. Ok, è tipo una mistica forgia pietra che costa 6 ed è un 5-4 invece che un 1-2. Però è No, che basta avendone appena fatti ristamparlo, due Gianni. relivi Cioè, anche non so se potrebbero rifarlo, Gianni. Sì, esatto, potrebbero ristampare potrebbero un mentore di stampare eroi o oppure un omano triste. bianco. Cioè, potrebbero anche stampare il primo Gianni. Però l'idea di stampare una Gianni all'interno del mazzo gatto, cioè, è una cosa che dici, ma perché non lo fate? Cavoli, è Adesso. il gatto per eccellenza. Ci avete pure il Planeswalker, stampatelo. Vado, faccio un attimo, vado avanti a prendere il martello di Nazan, che è praticamente, sembra quasi la sua incudine, o è Vedi, sull'incudine, non si capisce, sembra Mjolnir. anche qua i sigilli che ti fanno Esatto. capire che è perfettamente Bant. E tu dici, praticamente questo Nazan dice, quando entra, gioca il martello di Nazan, perché il martello di Nazan dice che quando lui o un altro equipaggiamento entrano in campo sotto il tuo controllo, puoi assegnarlo a una creatura, a gratis. Quindi, e il martello dà più 2 più 0 indistruttibile. È sull'incudine. Ah sì, finisce qua, va bene. Ok, grazie della precisazione. E quindi Dominguez essenzialmente. metterà fra un po' l'arte. Quel comandante lì dice, diciamo invece che un 5-4, non mi ricordo già più, no, sì, era giusto, un po' di casino, troppo casino, cosa sta È succedendo? incluso. È imploso tutto, ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Invece che un 5-4 e basta. Possiamo vederlo come un 7-4 indistruttibile a costo 6 che quando attacca fa tappare una creatura e considerato anche che l'effetto del suo equipaggiamento vale su tutti gli equipaggiamenti, quindi quando poi giochi la spada e l'assegni, giochi i skinieri li assegni subito e che vabbè quelli costano 0, quindi. Però Sì, ok, però l'idea è è entra molto e assegni. forte, sì. E Cioè, nel questo è già senso, più difficile, quindi sarebbe tirarlo un giù. pochino scomodo un martello così grande con 2 punte così piccole per un fab. Sì, Ah, tipo. perché è il suo martello da fabbro. Io invece pensavo un martello da guerra, quindi l'ho Però vedi che lo visto. Sì, sta. È un sì. artefice, quindi sì, Certo, effettivamente sì. il Ha ragionamento. senso, non ci avevamo pensato. Non ci avevo pensato. E, niente, quindi questo
può essere un po' più particolare, un mazzo un po' più Guardalo che costruito. Eh bello! sì, è un bel anche il pizzetto. Oh sì. È E le giunto il trecce. momento del mio insediamento. E porchi parete, seguite il maestro, affilate le zanne perché sarò Sarò. re. Era il Ok. pezzetto. Ok, andiamo avanti. Iniziamo con i L'urdrago, draghi. iniziamo con i E draghi. questi qua li avevamo in realtà già visti un bel po' di tempo Però fa. ora sono Ora effettivamente sono confermati, confermati, quindi. ufficiali, con le immagini belle. Questo qua è il. L'Urdrago, che cos'è l'Urdrago? Esatto. Vabbè, da tempo immemore, non mi ricordo in quale edizione è uscita, c'era la Scion, quindi la Progenie. progenie dell'Urdrago. Cosa sappiamo dell'Urdrago? Era un elementale, quindi ecco perché è una patara. Registrate subito la clip. Mazzo gatti verde e nero, comandante Scar. Scar. Esatto, io però lo farei forse verde, nero, rosso, perché Scar ha quel non so che di passionale. Alla fine c'è la vendetta è rossa. Rosso-nera, sempre troppo. L'Urdrago quindi è l'avatara, è un avatar, è uno spirito, è un elementale per alcune definizioni, con una forma gigantesca di un drago. Era lo spirito di tutti i draghi di Dominaria e ognuno dei draghi primitivi, quindi quelli prima dell'inizio della storia di Magic Sì, praticamente, tacquini col tra cui bolas. Nicol Bolas, avevano caratteristiche simili alla sua, del fatto che comunque fossero più che draghi semplici. Quindi l'Urdrago non è veramente uno spirito in sé, ma è un concetto, Sì, un'idea, è una forza. un'incarnazione. Infatti, incarnazione del concetto dei cinque draghi. Praticamente è la forza primordiale che ha dei draghi, è la forza dei draghi di dominare da un certo punto di vista. Cioè il concetto di avatar in questo caso è perfettamente incline al nome, cioè il nome, l'avatar, è l'incarnazione di una forza. In questo caso lì dire che l'Urdrago è l'avatar è forse uno dei casi più perfetti, più Giusti. giusti. E i cinque draghi li Ah, vedete. quei cinque, no? Quindi non quelli di. Non i draghi anziani, ma sono Dargaz, I primi Rip, cinque Trevathan, draghi. che sono quelli di, di invasione. Invasione. Non i draghi antichi, esatto. Ok, I draghi primitivi. primordiali. Beh, primitivi primordiali, Sì. siamo lì. Quindi dalla progenie dell'Urdrago, quindi si intuisce che l'Urdrago in sé generi in qualche modo, o comunque l'essenza dell'Urdrago sia in tutti i draghi, abbiamo la progenie dell'Urdrago. È per quello che credo sia l'idea di drago progenie, Sì. cioè per il Sì, concetto sì, in sì. sé. È come un'emanazione, la progenie penso sia un'emanazione In questo dell'Urdrago. caso, forse più che un'emanazione, anche semplicemente che l'idea della forza dell'Urdrago sia all'interno dei draghi. E anche lui ha una preeminenza, la sua preeminenza però non rafforza i draghi, ma li rende più simili la discesa, quindi l'effettiva creazione, il Sì. lancio del drago. Ovviamente a volare, perché altrimenti era un drago Che obeso. drago era? E ogni volta, ovviamente, che uno o più draghi controlli attaccano, vabbè, ma lì è più bello, è più grande. Ma non devi Pescate tante sporgerti. carte, poi puoi mettere sul campo di battaglia una carta permanente della tua mano. Anche qui, comunque, facilita, fa girare più velocemente il mazzo in questo caso. Esatto, e ti fa pescare tantissimo. Sì. E via che si cala Progenitus. Preview are just beginning, but not forget the. Ah, no, niente. Ah, niente, lo stesso. Un po' di Pubblicità di social. Hour of Devastation. E quindi dell'Urdrago c'è solo questo, non c'è In una sé storia. sì, perché? Perché fino a da quel che avevo letto quando era stato spoilerato come leak. Molti non credevano che questa carta potesse essere reale perché si credeva nell'Urdrago come semplice concetto, forza non tangibile. Beh, come insegna comunque Magic, tutti gli avatar sono in teoria forze non Sì. tangibili. Quindi si sa poco perché fino a prima, almeno Beh, poi questo per essere non tangibile, un 10-10 mi pare pesante. Fino a prima cioè, si parlava dell'Urdrago come questa cosa fuori un po', un'incarnazione, una
un avatar e quindi no, e la Shion dell'Ordrago era la sua Sì, la progenie. progenie dell'Ordrago Quindi dovrebbe l'idea che ci fosse una stirpe dall'Urdrago, però l'Urdrago poteva essere semplicemente un antenato ancestrale e non reale da un certo punto di essere. vista, ma una forza, una semplice forza, e quindi non si credeva reale questa carta anche per quello. Ma Magic ci ha insegnato che alla fine i concetti sono dei 10 10 che 10 10 volano, quindi per volare. ora non ho trovato grandi informazioni perché penso che il libretto del deck sarà quello che ci spieghi molto in più. Piccolo fun fact, i draghi antichi di cui fa parte Bolas non sono di Dominaria. Non lo sapevo. Non mi ricordo. No, forse l'avevamo detto quando avevamo parlato di Bolas, però non mi ricordo. Mi sono No, messo. non l'abbiamo detto. No? Ok. Perché alla fine tutto quello che sono le prime edizioni si pensa sempre solo a Dominaria, dato che tutto avveniva su Dominaria, quasi tutto. Quindi alla fine sembra che tutto venga da lì, invece non è vero. Anche perché alla fine nella storia di Bolas c'è metà Kamigawa che lo va a inseguire. Sì, effettivamente. Andiamo avanti sui draghi. Dopo Dominaria c'è è il multiverso. Dominia. Dominia. Dominia e il multiverso. Sì, che all'inizio era Dominia. Poi hanno detto che era Dominaria, che è diventato un piano, ma prima intendevano Dominia come Sì, cioè tutto. diciamo che Poi hanno, era un diciamo, po' hanno vago. accolto la cosa del multiverso, ma dopo tipo le proprio le premesse, dopo Alpha, Beta and Co, perché era lì che si riferiva a Dominia e basta. Esisteva un'idea del ok, l'abbiamo ambientato da qualche parte, poi è Esatto. diventato l'abbiamo ambientato da qualche parte più Dominaria il tangibile. Nexus del multiverso è molto vaga. Sì, decisamente. Okagachi, kame vendicativo, perché è così arrabbiato il nostro Okagachi? Perché gli hanno fregato ciò che fu perso, che definisce anche semplicemente sua figlia. Dominaria è la Terra, la Wizard è in America, Bolas è Dominaria. Cosa? Questo sillogismo mi È è di di Dominaria, Dominaria. ok. Okagachi è uno di quei spiriti draghi, però più conosciuto come Kami perché appartiene a quell'ambientazione che era di Kamigawa. Kamigawa. Era uno dei più potenti Kami di Kamigawa Ma non è e tipo il custode del Dio dei velo. Kami. Cioè È colui che divide il il. regno dei mortali e che è il custode del velo, cioè colui che divide il regno dei mortali dal regno Dice dei sì, non ha Kami. senso. Va bene, perfetto allora. Cosa si manifesta? Si manifesta come un vasto che nell'universo di Kamigawa. Effettivamente Bolas è Ehi, Dominaria, domina. però un po' ci siamo. C'è la sua pancia che è Dominaria. Qua sotto l'ascella abbiamo l'Annowar. Qua abbiamo Giusto. Yavimaya per le foreste perché c'è umido. Non credo abbia peli, Bolas. Beh, sotto l'ascella potrebbe esserci umido comunque, un po' di frizione. Comunque, un vasto è un serpente a 8 teste con gli occhi che ardevano come stelle. In questo caso si vede proprio, Sì. cioè, l'idea del drago più come serpente in questo, una specie di idra serpente drago. Qualcuno si è lamentato perché è molto serpentoso, ma l'hanno descritto così da Kamigawa, non è che possiamo cambiarlo a un certo punto. Era l'anima del mondo, il primo Kami, ma cosa di vecchio quanto il piano stesso. Quando con il segno empatico Takeshi Konda, per via dell'indebolimento della barriera, riuscì a strappare il suo nucleo, ciò che fu Sì, perso. che ricordiamo, ha rubato il nucleo perché voleva fare una competizione nota come Takeshi's Castle. No, No? no, anche così, Bola così sillogismo. Setup. Okagachi iniziò la guerra, la famosa guerra dei Kami. Però prima di dire il finale della guerra dei Kami andiamo un attimo per gradi. La guerra dei Kami è una guerra molto lunga che ha devastato Kamigawa. I primi 19 anni di guerra non si è presentato lui, andavano gli altri Kami, non gli interessava, gli altri spiriti combattevano. Al 20° si è manifestato e ha ucciso 3.000 guerrieri in una manifestazione. Se pensa di tornare anche su Shandala, potrebbero essere un buon aggancio di trauma lo spostamento di Nexus dal multiverso da Dominaria a Shandala, perché Bora sembra che sono passati ad annichilire il piano.
No, non possono No, distruggere dominare un'area. non si distrugge. La seconda volta si manifesta a sud Aspetta, del ci castello mandano Engaggio. un'immagine. Trump. Che bello. È bellissimo questo parrucchino, è stupendo. La potremmo mettere come immagine del Sì, profilo con la temporaneo. scritta. Non c'è, va il compleanno, quando è il compleanno di Trump? Non Lo lo mettiamo al so. compleanno. Bello, scrivendo su Wikipedia, Sì. cerchiamo. Durante ovviamente questo scontro lui vuole recuperare sua figlia, cioè ciò che fu preso Letteralmente. letteralmente all'interno della prigioniera nella roccaforte. Qui si scontra con Yosei e Yosei è in aiuto, ma nel frattempo durante questo Quindi scontro Yosei aiuta gli gli umani. aiuta gli umani, sì. Yosei sì, perché penso, cioè alla fine no, se non sbaglio è bianco Sì, è quello e bianco. forse un attacco diretto. Che tra l'altro su Kamigawa ci sono i 5 È spiriti draghi stato dell'anno 2 mesi scorso. fa il compleanno Ah, cavolo, mi è di Trump. perso l'occasione. Nel frattempo il nostro amico Toshiro Umezawa, che dovrà giocare, è arrivato dentro il castello, con gli aiuti del suo Myojin, ha preso il disco di pietra che conteneva ciò che fu preso e lo trasporta lontano. A quel punto Okagachi, sentendo che la figlia non c'è più, si ritira. Ma C'è mia madre che non capisce perché sto ridendo è tanto. tutto un'altra. Falle vedere anche l'immagine, così ride anche lei. O forse piange, O dipende. piange e dice: ma cos'è sta roba? Ma perché mia figlia per Perché certe mio figlio cose? per questo? Cosa succede? Succede una cosa che mi è piaciuta davvero tantissimo. Ciò che fu preso si libera. Ciò che fu preso viene liberata da Michiko Konda e assume un'identità. Non è più una sua parte, ma un nome. Si chiama Kyodai. E si unisce con Michiko per creare le sorelle di carne e spirito, un nuovo tipo di spirito. Questo spirito affronta Okagachi. Okagachi pensa di poterle sconfiggere perché quella è una parte di lui e può consumarla, ma non lo può fare perché loro sono più forti, perché loro sono nuove, sono un'unione di kami e di umani buoni, di umani che non vogliono rubare cose Che è ai draghi, che è la la figlia figlia di infatti era sempre Konda. stata contraria a quello che faceva il padre. Ovviamente pian piano tagliano le varie teste, lo riescono a sconfiggere, ma cosa succede? La guerra dei kami termina e loro prendono il posto di Okagachi. Loro sono le nuove custodi e loro sono le nuove guardiane del piano. Quindi l'unione, cioè Kamigawa finisce con una grande metafora di ogni prodotto giapponese, l'unione delle due parti può essere l'equilibrio, cioè l'unione, l'equilibrio è l'unione delle parti, cioè più giapponese di così il finale Sono si stati bravi perché comunque sono degli esatto, americani che hanno cioè fatto questa cosa. l'idea che le due parti, una salvi l'altra, riprenda la sua identità e uniscano, si uniscano creando qualcosa di nuovo, un compromesso, Guardando le teste a Phil non non piace questo piace. elemento. Ah, Vabbè, è Hydra, Hercules, ok. anche l'Hydra Sì, l'Hydra sì. stessa, Non tagliare. creano quindi questo nuovo equilibrio e questi nuovi guardiani. Mi piace molto il nome perché comunque non esiste la carta, No, viene esatto. solo nominata e sarebbero, se non sbaglio, The Sister in Flesh and Blood, cioè in Flesh and Soul dovrebbe essere, perché l'avevo Sì, di sé, di cercato carne e anima. carne e spirito. Spirito. Ed erano sorelle di carne e spirito, E però sono si chiama Kyo. No, Kyodai è ciò che fu Kyodai è preso. ciò che fu preso e Michiko Konda è la figlia di colui che ha iniziato la La guerra. Lo carne e lo spirito. spirito, perché una era una parte del kami primordiale e l'altra era un'umana. Quindi abbiamo la riprova che la storia di È Tokamigawa è una una figata mai figata e vista. l'espansione invece fa proprio cagare. Potevano per come si sono impegnati per la storia, potevano impegnarsi per l'espansione. A quanto pare hanno Hanno detto avuto dei mettiamo più budget problemi. nella storia, però non abbiamo abbastanza budget per fare le carte Allora, belle. mettiamoci una meccanica che muore lì perché è Bushido, dai, uccidiamola così. Bushido, che la puoi usare, dato che come nome non la puoi usare da nessun'altra parte. Cioè, chiamala, non so. Fighissimo, però data la storia così incazzata non me l'aspettavo. Lui ovviamente gli hanno rubato la parte che lo rendeva ciò che era e
Lui si è incazzato e è andato a fare guerra. Esatto. Perché? Perché nasce dall'inizio l'affronto È degli un umani affronto, contro i kami. esatto. Hai rubato a me il mio onore, è stato distrutto. Cioè, è proprio. Cioè, se uno inizia a guardare un po' di anime, ok, Sì. vai. Cioè, la trama è quella, vai, vai liscio come l'olio. Ok, Andiamo avanti. prossimo. E prossima Abbiamo lore. un'altra ragazza particolarmente incazzata. Abbastanza. La lore questa la sistemi tu perché l'ho trovata solo in inglese e La non sis capisco a ah, un certo ok, allora punto della guerra tra la fratelli. leggo Allora, velocemente. no, mi serve quasi Tora. Anche lei è una regina. Non è giapponese, un po' di più. Quasi Tora, anche lei è una regina, ha delle capacità naturali di guarigione, date in mana verde, bla bla bla. Comunque, vive nella giungla a nord-est di Jamura e viene lasciata, Jamura, viene lasciata sola da sua madre perché ovviamente cosa è lasciata? Un gatto drago, perché è un gatto e quindi poverina, Esatto. felice non può esserlo. E inizia a imparare le sue abilità, ma non viene introdotta mai alla cultura del suo branco. Nekoru. I Nekoru, che sono i gatti Gatto draghi. drago, gatto drago, Esatto. gatto drago. Ovviamente arrivano altri Nekoru nei suoi domini per compiere il rituale di accoppiamento. A lei questa cosa non piace, sconfigge le femmine per avere lei l'onore. Concluso il rituale, la Nekoru decide di andare a Madara perché le piaceva il pesce. Cioè decide di trasferirsi perché il pesce, Di il cibo di Madara. quell'area era più buono. Va Perché? bene. Perché sapeva che sarebbe diventata madre e quindi doveva sfamare i suoi cuccioli. Però, perché, e voleva anche iniziare una nuova stirpe per questo cibo buono. Selvaggi, feroci e non ossessionati dai rituali. Questa era la sua idea. Si stabilì quindi in questo villaggio di Sekana e Alle però regine piace il pesce, alle regine piace il ridicolo. pesce. In questo villaggio però al villaggio non piaceva il grande gatto perché il grande gatto chiedeva troppo cibo, quindi chiedevano troppo pesce e faceva un po' paura. È un po' banale, però chiedono aiuto a Tetsuo Umezawa. Quindi ecco Kamigawa che ogni tanto torna. Il campione Umezawa, i due si scontrano, Ma ma lo richiamano perché lui era lì o perché potevano comunicare con altri piani? Tetsuo, chiamano Tetsuo Umezawa. Dove sei? Penso Eccomi! che C'è un gatto un c'è un gatto gatto drago drago da da uccidere. uccidere! L'idea credo che fosse che Tetsuo era lì in quel momento, ma lo vedremo tra un attimo. Perché? Perché lo scontro tra i due viene bloccato da un Vurma che attacca. Loro due lo sconfiggono insieme e decidono che il campione imperiale, che sono il Wurm, Wasitora aiuta Tetsuo a sconfiggere il Wurm e Tetsuo, che in questo momento è un campione imperiale, ecco perché è lì, non perché si stava allenando le Ok. unghie, Quindi si era si era trasferito lì, trasferito ok. e si capirà anche perché. Gli dice, vabbè, ma tu adesso diventi vice campione dell'impero Sekana. Li proteggi, loro ti daranno il pesce, ma chiedine di meno. Così c'è una situazione: tu proteggi loro e non li mangi, e loro ovviamente per questo ti sfamano. Situazione di stabilità. Finalmente Sì, è il Toshiro di Kamigawa. il prozio. Tetsuo Umezawa è imparentato con Toshiro Umezawa, Tetsuo Umezawa diventerà famoso tra 5 secondi per aver fatto una cosa che molti non credono Esatto. possibile. Dopo che Wasitora dà alla luce 6 cuccioli, solo 5 sopravvivono, di cui solo 5 sopravvivono, però insomma può Ci sta. capitare. Wasitora decise di aiutare di nuovo Tetsuo. E cosa fa? Perché? Perché lui ha rinunciato al titolo di campione per sconfiggere l'imperatore Nicol Bolas. Tan tan Da. tan tan. E ovviamente ce la fa! Tetsuo Umezawa ha sconfitto Nicol Bolas. Diciamolo chiaro e tondo perché qualcuno ce l'ha fatta. Da Ovviamente da solo, tra solo con l'altro. l'aiuto di un gatto drago, ma nei limiti del possibile. Perché? Perché comunque c'era un esercito imperiale e lei stava anche addestrando i suoi cuccioli.
E i suoi discendenti vivono ancora dove sorgeva un tempo l'impero Madara, che adesso ovviamente non c'è più, perché altrimenti Ok, io cosa devo poi leggere? ci sarà Ramos. Ah, è Ramos che È deve... Ramos, perché Ok, in è inglese questa? Questo? Ok, sì, da qua. ok. Ok. Ramos però è molto più avanti, se non sbaglio. Allora, andiamo Vabbè, un po' di avanti con le tempo. carte. Allora, questo qua è un equipaggiamento che ci sarà, penso, sempre nel mazzo gatto. Che è Diciamo abbastanza che efficiente in realtà, perché costa 1 equipaggiare Sergio Ramos, non so chi sia, forse è un Jussi, può un darsi. calciatore forse. E no, comunque no, dopo vedremo, è un altro drago abbastanza Importante. importante. Soprattutto con lo spoiler di Ramos, sono state spoilerate altre tre carte che ci fanno Sì. urlare al PV. Niente, questo è abbastanza semplice come design, è praticamente tutte le asce di me. Un calciatore, sì, ok, immagino, l'avevo già sentito. La vettura di equipaggiamento prende più 2 più 0. Ogni qualvolta la vettura equipaggiata infligge danno da combattimento a un giocatore, quindi se la vettura equipaggiata travolgere ci piace, crei una pedina che è una copia dell'ascia forgiata dal sangue. Ma alla fine queste sembianze marculiane sono un inganno? O hanno qualche fondamento? Questo qui, secondo me, non sono tentacoli di Emrakul. Ma Sono sono semplice è semplicemente l'effetto. È come se lui avesse appena dal sangue si fosse creata quindi l'idea l'ascia con dall'attacco. un fumino viola. Non credo c'entri con Emrakul questa cosa Allora, qua. rimaniamo un attimo su per chiarire. Toshiro venne spostato da Kamigawa Dominaria da Myojin, Dei quello confini della che gli notte, avevano dato esatto. le abilità. Mentre era in fin di vita, il Myojin lo riportò su un nuovo mondo e gli fondò il clan Umezawa. Ecco perché il Myojin, anche l'altro simpatico nipote, può spostarsi. Ramos ed avete fatto custode di ben 5 pezzi della Legacy che lo componevano. Esatto. L'effetto del sangue me l'ha detto, sì. Cioè, sembra sì, l'effetto tipo fumino viola per dire ah, Il ho appena danno. creato la cosa, l'ascia dal sangue. Esatto, quindi no, non c'entra. Emrakul queste volte non Questa c'entra. con Balan fa male, crea la coppia, ora hai 2 equip, Balan ottiene doppio attacco, le asce diventano 4. Esatto. E infatti non è male, sì, perché se guardi c'è un buco a forma di ascia nel sangue. Infatti proprio l'idea è... Oh, l'ascia Che si il è rotta, ne ho fatta sangue, dice il un'altra. sangue versato genera sempre altro sangue, ma qua sarebbe il sangue versato genera sempre altre asce. Ma nel senso il Perché il sangue, perché sangue l'ascia continua a ti farà del diventare. male. Ok, questo è interessante appunto perché col fatto che è una copia esatta, che quindi anche quella copia dice che quando la creatura che fa Quando danno una fa una coppia copia, esatta eccetera, eccetera, funziona eccetera. così. Infatti voglio vedere la pedina, faranno sicuramente la pedina che Sì. sarà molto figa, mi piacciono quando le pedine sono così particolari. Poi, questo abbiamo visto prima. Ormai non ci si può aspettare niente di diverso dai prodotti Commander. Ed è uscita questa terra oggi. Allora, diciamo che è una specie di torre di comando che però è intrattappata. Possiamo chiamarla quasi una torre di comando tribale, perché è intrattappata, fa la stessa cosa della torre di comando, quindi ti aggiunge un mana dei colori del tuo comandante, un mana qualsiasi tra i colori del tuo comandante. In più dice quando quel mana viene speso per lanciare una magia creatura che condivide un tipo di creatura con il tuo comandante, profetizzi uno. Ovviamente anche il comandante stesso conta, quindi tu puoi giocarla anche in qualsiasi mazzo che comunque Esatto. quando lanci il comandante profetizzi uno. Non è chissà che, però può aiutare. Infatti in origine c'è una volta che è iniziato il bagno di sangue è difficile smettere. Perché fare il Soaring se nella French List è bannato la Wizard? No, la French No, List è una cosa a parte. la French List è in 1v1, la Wizard considera Commander multiplayer. In multiplayer non è bannato il Esatto. Solring. La Wizard ha la sua ban list per i Commander multiplayer. I prodotti che fa uscire cartacei sono pensati per Commander Anche perché multiplayer. altrimenti non avrebbe messo in Commander Anthology The Esatto. La French, come dice il nome, è una ban list che si usa per il Duel Commander che è nata in Francia. Revy. E È basta. stata, è, c'è Poi un, è ci ovvio sono dei che ragazzi, delle persone che stanno dietro al meta e così e decidono la ban list, che però non
non c'entrano, non sono assolutamente legati alla Wizards. La Wizards, la sua idea è che il Commander sia un formato multiplayer cartaceo, perché online invece ha la sua ban list, che è ancora Ci diversa sono per l'1v1. tre ban list, Sono praticamente tre la ban list, French ban list, che è, diciamo, è 1v1 l'1v1 cartaceo, cartaceo. la online 1v1 ban list, Esatto. che è quella della Wizard, Che è che non è detto online. che siano uguali, anzi, No, per sono diverse e comunque vale solo per l'online, l'online. E volendo puoi traslarlo chiaramente in Real, però e diciamo è la ban pensato list per penso sia online che cartacea del multiplayer. Esatto. Perché non unificarlo? Perché sono tre concezioni diverse. Sì, sono, cioè, giocare 1v1, cioè alcune carte sono completamente, il power level di alcune carte cambia da così a così se si gioca in 1v1 o in multiplayer, semplicemente. Cioè, una Derevi che in 1v1 può essere bannata perché è Tipo il Sol troppo. Ring è bannato in 1v1 perché? Perché accelera troppo quando hai davanti solo una persona che di secondo turno tu hai 4 mana. L'esempio più lampante delle nuove edizioni è la spezzafiale, la Smash Esatto. Fial. Lei è una comandante fortissima in 1v1, non così forte in multiplayer. È forte, ma non così forte perché in 1v1 sei Ciao tu, se, ciao Montre. Montre, che continui a subire quei danni e quindi l'hanno bannata. In multiplayer ci sono tanti giocatori che a caso possono riceverli. Quanta casualità c'è nell'1v1? Cioè sei Esatto. sempre tu. Quindi una carta che è forte in 1v1 può diventare particolarmente debole in multiplayer. Carte di multiplayer molto forti invece limitate in 1v1. Esatto. Quindi è per quello che è impossibile unificarlo. Poi perché non unificano la French con l'online, che è sempre È lì, 1v1, solo perché sono in mano a persone diverse. esatto. E poi c'è il Leviathan Commander che ha preso piede Più in Italia, ha rispetto. preso più piede in Italia rispetto alla French. Poi e lì ci sono Quello. altre Poi ban list. io aborro il Commander 1v1 perché secondo me non ha senso, però quindi, cioè, ognuno è libero di giocare quello che vuole. Ovviamente però bisogna stare attenti alla ban list. Esatto, comunque di solito si decide quale ban list usare e poi si usa quella. Cioè Poi lì c'è cioè uno può il fatto dire. del multiplayer è anche che almeno sei sicuro che c'è quella ban list, punto, non c'è. Infatti avevo sentito all'inizio, quando si era appena entrato il Commander in giro, nonostante ci fosse la ban list ufficiale, c'erano Sempre molti di negozi che creavano le loro ban list, che se io volevo andare a giocare in un altro negozio, dovevo magari cambiare il dovevo cambiare il mazzo. mazzo, non sapevo che una carta era bannata, è un casino incredibile. Ovvio, Tanto se vale uno usare la ban list dice ufficiale. preferisco utilizzare la ban list dell'1v1 sempre perché non so, magari una sera mi ritrovo con troppi giocatori, o comunque dici ok, non voglio usare l'online, qui si usa la French ban list e la multiplayer, Esatto. punto. O si usa l'online e la multiplayer. Però lì è chiaro, cioè non vai a scelta del negozio perché altrimenti io cosa dico? Io voglio giocare questo, ma nel mio negozio non si può giocare Sol Ring in Esatto. multiplayer, perché no? No, E no, infatti fai mi male. ricordo una volta eravamo andati quando ero a Trento con i nostri primi commander, tutto così, noi avevamo seguito la ban list ufficiale della Wizard. Tutti. Ovviamente noi avevamo preso i primi commander che tutti avevano dentro il Sol Ring e mi ricordo Cabrelli stasera. Comunque fa turno 1, terra, Sol Ring, e quello davanti fa: ma no, noi non lo giochiamo il Sol Ring. E lui: ma come? Cioè, Cioè. la ban list non è mica bannato. Ma noi abbiamo fatto una lista nostra che qui e là. E ho detto: Cioè, vabbè, allora. allora cosa servono? Nemmeno questo, solo multiplayer lo utilizziamo anche nei tornei 1v1. Poi, Anche, altra scelta ovviamente, cioè, accettabile. l'idea è se poi tutti accettano di giocare quella ban list, cioè, tu puoi anche giocare la ban list in multiplayer per Sì. Alla 1v1 perché va bene a tutti. fine, non essendo un formato competitivo con torneoni o Cioè, cose io posso così, dire, in 1v1 sono forti basta queste, io mi accordarsi. metto queste anche per 1v1. Cioè, l'importante è che tutti siano d'accordo, ma che sia una cosa che se non cambio negozio dall'altra parte della strada mi cambia la ban list. A Torino, un negozio vicino a casa, non si gioca altro che standard stessa. Beh, standard è bello.
Noi giochiamo standard. Noi giochiamo standard e commander, quindi le cose si possono Sì. conciliare. Poi possono piacere a tutte e Ovvio due. che il commander non porta avanti un negozio perché non è competitivo, Certo. quindi Non porta a comprare prodotti nuovi essenzialmente, però però è il si formato. possono No, quindi è normale conciliare. che un negozio magari Faccia standard, compagni beh, e faccia certo. standard. Però no, dice non si gioca altro che standard perché probabilmente non ha giocatori che giocano a Quella è commander. una Da noi tristezza. ormai diciamo abbiamo tirato su un po' di giocatori, quindi noi il mercoledì sera ci si trova e si fa commander. Quindi Beh, siamo non sempre, tutti il mercoledì. tutti i mercoledì. Sì, ma non tutti noi. Eh no, però se in sei, dai 6 agli 8 minimo siamo sempre. Off topic, ma dove vai a giocare a Torino? Allora, è gente che si incontra in chat. Andiamo avanti. E c'è la classica torre di La terra comando. che nessuno si aspettava. Anche la domenica fino alle 5 del mattino, eh sì, Tipo. Montre. Cosa? Sì, Secondo me se un negozio spinge su diversi formati, poi la cantiera si forma per quei formati. però Ma comunque deve avere la certezza che la gente arrivi a venga a giocare regolarmente un tal formato. Il T2, sei sicuro che qualcuno ci gioca e sempre. soprattutto il giocatore va in un negozio dove oltre a trovare giocatori che giocano quel formato, trova anche prodotti che lo aiutino a Esatto. giocare. Se il negozio è limitatamente piccolo, preferisce prendere solo prodotti nuovi, è difficile trovarci un giocatore modern. Perché? Perché se hai prodotti solo standard, il giocatore modern non trova molti giocatori e soprattutto non trova carte da comprare. E quindi, poi per esempio invece è molto facile magari trovare un giocatore commander perché si compra i prodotti, si fa il mazzo e poi va lì ed è già più semplice perché dici ah nel T2 c'è sempre cose nuove che posso Esatto. inserirci, magari ha delle carte vecchie di vecchie edizioni che però non sono in un formato e ci sta. Aspetta, sono nuovo, volevo montare un commander. Yizan, vale la Il pena? bardo, quello che Ah, bello fai. quello. È un bel commander. Devi fermarti anche tu fino alle 5. Dovrebbe essere l'elfo bardo, quello che Sì, fa i che segnalini. fai segnalini e vai a prendere una Adesso che creatura col l'hanno numero del segno. sbannato, sì, visto che Sì? l'hanno sbannato. L'hanno sbannato in 1v1 L'hanno però. Però sbannato proprio, sì. è un bel comandante, carino. Vabbè, ok, lo parlano. Niente, torniamo. Torre di Torniamo, torre di comando. comando, che ne ho un po' firmate, devo far firmare Poi, queste altre. qua sono. Questa l'hanno già spoilerato ufficiale. Io sono molto potenziale anche se ho di monocolor. No, se sei nuovo, un monocolor è sicuramente più semplice che Un monocolor più o un colori. tribale? Il monocolor più, secondo me, più bellino e semplice in assoluto credo che sia il monoverde elfi. Sì, esatto, infatti. L'elfi Ci ho aiuta giocato quanto sempre. una volta in multiplayer montato bene, fai mirare. Sì, perché scurvi, prendi la creatura giusta ogni Cioè, turno è e devi bellissimo. proteggere Yizan, chiaramente, però. Per proteggerlo non ci sono problemi, è un fracasso di roba. Comunque, allora vedo di finirlo. Di modo no Merfolk con calma punto un T1. T1. Lei ha del coraggio. E anche i soldi. Vabbè, ma c'è il coraggio, perché T1 è bello tosto. Io sono partito da Mono Rakdos. Vabbè, Monoragdos è bicolor. Bicolor ci sta. Bicolor è un buon compromesso. Chi è Tygam? Tygam. Chi Tygam. è Tygam, maestro di Jujutai? Abbiamo la doppia, in questo caso abbiamo la doppia trama. Perché? Perché come voi ben sapete, se non lo sapete ve lo dico, Tygam è un personaggio dei Tarkir. Tarkir pre cazzata di Sarkhan, post cazzata di Sarkhan. Perché? Perché personalmente adoro Ugin come personaggio, cioè nel senso mi piace Ugin come drago, penso che Ugin sia un drago molto importante, un personaggio bellissimo, ma perché porca vacca Sarkhan mi hai ucciso i personaggi che volevo, porca vacca. Anapenza deve Ah, un vivere. tier 1, ok. Ah, Non posso ok. permettere. No, che neanche lei così è È vintage vintage T1. T1, che per quello dico. Ok, no. Tygam era prima
Nella trama originale, quindi in Khans of Tarkir, era un monaco di Ojutai, cioè di un, scusa, un monaco Jeskai, che la cui conoscenza secondo lui era importante. A un certo punto, però, non era. No, la cazzata non è in sé che Ugin è È vivo. vivo, ma è che il fatto che Ugin è vivo ha distrutto tutto ciò che io amavo, cioè i Khan. Ma non potevi svegliare Ugin, metterlo in una bella bara, tipo bella addormentata, Biancaneve, andartelo a baciare dopo, lo svegliavi con un bel bacino e poi Ugin va a prendere a sberle Nicol Bolas, Sarkar, potevi fare le cose meglio, che poi ti sia pure spezzato il cuore, perché da una parte hai visto Narses schiattare tra le tue braccia più o meno, mentre andavi, dall'altra parte hai scoperto che da questo simpatico uomo, Narset, la tua amata, era considerata un'eretica, ha subito la sorte peggiore, ma la sorte peggiore per lui, secondo lui, è morta. Invece se n'è andata in giro per i piani a incontrare il nostro Jani e la nostra Tamiyo. Esatto. Però lui si è spezzato il cuore. Ok. Taigam, Taigan. allora, parliamo di questo Taigam, di quello che è il maestro di Quello di Ojutai. draghi di Quello è il Tarkir. draghi di Tarkir, non che brilli di simpatia anche da questo lato, però diciamo che è un ciccinino più simpatico. Ciao Olmo King. Ma Olmo quello di Tua, Tutua. Sì. Sì, abbiamo anche la pagina Facebooks. Dove non vedi questa faccia da pirla che sta mimando i baci. Sì. Nel nuovo presente e passato che Sarkhan ha creato, il piccolo Taigam è diventato allievo di Ojutai e per molti anni si è addestrato al santuario dell'occhio saggio. Quindi una classica Sì, abbiamo anche YouTube, ma per malosia per ora ci stiamo poco. caricando soltanto le live quando me lo ricordo. Però intanto è lì, abbiamo qualcosina. La sua ambizione è diventare maestro perché comunque a quello che gli rimane del vecchio, quindi si capisce che comunque in sé non sono così diversi, è la ricerca del potere. In entrambi i casi il potere era la conoscenza, perché? Perché viveva comunque vicino a prima Jeskai e adesso Ojutai. Tuttavia viene superato da Narset, vabbè, quella gran donna che dove gli faccia, cioè. No, sì. Ci Questi prova qui ci anche. provano anche. Però Narset ovviamente anche lei vuole la conoscenza, vuole arrivare a una massima conoscenza, quella è la sua missione, e quindi va alla ricerca quello che è il passato di Tarkir, quella cosa che non gli torna nella Esatto. grande canna, e lo spirito drago e la profezia, e va a leggere quelle pergamene che sono considerate proibite, che si trovano. Cioè, tipo gliel'hai offerta lì sotto Di di Ojutai, Ojutai. la casetta di Ojutai. Cioè, tu mi dici, se lo trovano sono eretici, nasconditeli sotto il sedere, Ojutai, mettiteli nella tua stanza. No, fai un archivio sotto che una persona brava, però è una persona, la può trovare. Ovviamente cosa fa lui? Simpatico come non mai, la denuncia per blasfemia, gli dice che tu non sei, tu sei una eretica, devi morire, bla bla bla, e lei se ne va, però non è che se ne va perché è offesa, ma perché capisce che c'è una conoscenza, perché nel momento stesso in cui conosce il passato di Tarkir, è arrivato a conoscere tutto ciò che Tarkir aveva da offrirle e gli si accende la scintilla. È già una delle più Sì, belle, più più tranquille tranquille. insieme a Samut, in realtà, perché Esatto. insieme a Samut è una tra i Planeswalk, Sì, l'accensione della l'accensione della scintilla scintilla. più tranquille, perché all'interno poi lui ovviamente diventa maestro, quindi raggiunge il suo limite, e poi arriva Sarkhan che senza presentarci dice: dov'è Narset? L'eretica se n'è andata, cioè l'eretica ha subito la sua pena perché lei è un'eretica, perché non ha seguito la grande Ojutai. Lo sappiamo che ti piace Samu. No, Anche a me piace Samu. in realtà in sé Samut non rischiava la morte Sì, nel momento esatto. in cui è asceso, cioè quasi tutti i Planeswalker si ritrovano a dover rischiare la morte
perdere una parte di Trauma sé, traumi incredibile. incredibili per accendere la scintilla. Ovviamente quella di Narset è un trauma nei limiti del fatto che capisce che è limitato quello che conosce. Samut ha ucciso un dio, ok, però ha capito nel momento No, ha il protetto tetto. Azoret, questo È che l'ha fatta l'accettazione, la protezione di Azoret, è Azoret che dice tu sei mia mia figlia. figlia, tu sei colei che voglio proteggere e mi sono fatta proteggere da te, quello È è. stato lo Samut ha subito scatto. traumi fin da quando era piccola, cioè Samut combatte da quando è piccola, ha Sì. visto il suo amico morire da una parte, è stata dimenticata da Gero, l'hanno imprigionata. Non erano dei traumi abbastanza forti, non era quel trauma. Il trauma di Samut non c'era, perché in sé è stata l'accettazione, Sì. una cosa nuova. Il trauma di Narset, cioè sì, la scintilla di Narset È è più vero, sì. simile a Obnixilis Obnixilis, anche se ha conquistato un tutto piano e voleva spingersi oltre. 2-3. Narset Lei ha ha conosciuto conosciuto, ha tutto e avuto tutta la voleva conoscenza del spingersi piano e vuole oltre. spingersi E abbiamo oltre, visto che fine hanno fatto. Narset a fianco a due planeswalker molto positivi e buoni, come Tamiyo e Ajani, e al tempo anche Elspeth. Obnixilis è diventato un distruttore di mondi. Questo Questo piano non ha più niente da piano non ha darmi. più niente da darmi. E ovviamente questa cosa del fatto che il piano non abbia più niente da darti dà a Tygam la possibilità comunque di dire che l'eretica è scomparsa e di avere quel posto che tanto desiderava, cioè essere maestro di Ujutai. Aveva Sì, aveva distrutto in un distrutto unico rituale tutta la tutta la vita vita. del piano, cioè una cosa che dici nulla, e il nulla lo terrorizzava a un certo punto, perché ha visto c'era quell'altro sé, che c'era quella Sì. visione. Il nulla in un certo senso lo ha soffocato fino ad aver bisogno di prendere altro e di conquistare. Tygam quindi ovviamente C'entra con i poi draghi, c'entra con i draghi, ma sale il mazzo c'entra anche con drago, istantanee esatto, perché è stregonerie. uno Jutai, cioè nel senso un Jeskai Ujutai. Che piano? Che piano è chi? Il piano di Obnixilis Non penso, non mi sembra ci sia il nome. non si sa, no, perché si sapeva del fatto della ciclicità delle ere, anche lì c'era la questione dei Sì. tempi, della distruzione di questo popolo spirito che aveva creato questi rituali, ma non si sapeva, non c'era nel Non libretto c'è del un nome proprio. Commander, quindi non c'era. E, niente, Tygam tanto è molto forte come ho detto prima, che mettono dei generali, dei comandanti che possono essere forti anche proprio presi e usati come comandanti, Sì, qui delle togli i leggendarie. draghi ed è forte E comunque. comunque le tue magie istantanee stregoneria non possono essere neutralizzate. Quando lanci una magia istantanea stregoneria dalla mano, se lui è attaccato in questo turno, quindi è comunque una cosa un po' particolare, perché devi Sì, è farlo che brigusa. attacca, eh? Comunque se lui è attaccato, quella magia ha ripresa. Quindi quando la fai una volta, si esilia, la lanci a gratis al tuo prossimo mantenimento. È una, penso, delle meccaniche più forti che ci sia sugli istantanei stregonerie, soprattutto se su qualsiasi istantaneo stregoneria può averlo. Si sa che ad un certo punto è passato da Shandala, poi è andato su Zendikar, dove Nariglia ha soppresso la scintilla, si parla di almeno un millennio o due prima del Sì, mending. cioè è una cosa antichissima, cioè perché comunque lui poi ha Quello è un diventi. demone, quindi No, è non ha. diventato demone su Shandalar, e questa cosa ovviamente gli ha permesso anche di allungare la sua vita, ma su Zendikar è rimasto a rimuginare e a odiare Nahiri per centinaia Sì, di migliaia migliaia di di anni, cioè una cosa tipo, ma che palle, ma. Lui invece ha la vendetta, che è un piatto che va servito particolarmente freddo, possiamo anche dire congelato. Sì. Andiamo avanti. Eccolo Ramos, qua, drago Ramos il drago meccanico. meccanico. Qui c'era stato il doppio leak, perché c'era stato il leak originale, poi l'artista ha caricato Esatto, l'altro. ha Allora abbiamo detto, confermato allora automaticamente la cosa. c'è. È un 4-4, costo 6, No, volare. non centinaia di Sì, migliaia, ma centinaia, facciamo migliaia. Ecco, migliaia. 10.000. diciamo via di mezzo. Ogni volta lancio una magia, metti un segnino più uno più. Nahiri usa un edro.
Sì, Sì, gli la, gli imprime l'edro imprime tipo l'edro nella fronte, un'impronta. ecco perché l'Obnixilis Daemone che non planeswalk ha quel Al simpatico simbolo sulla fronte, edro in al fronte, e anche per quello hanno poi scoperto come bloccare Garruk. esatto, perché poi Perché adesso cerca, sì, sì, cercavano di fare la stessa cosa su perché Garruk. comunque Era Jace, se non sì. sbaglio, aveva preso un etero per fare la stessa cosa su Garruk, ma Garruk ha detto t'ammazzo. E poi ha visto un altro personaggio e ha detto no, ammazza te. E poi ha visto no, tanto ammazza te. E voglio troppo sapere dov'è Garruk adesso. Comunque, che poi Jace toglie perché è un pirla e usa proprio Sì, quell'edro. ma perché quello ha già funzionato una Esatto. volta. Allora cosa facciamo? Lo prendiamo. Tanto questo è già demone da anni. Dai, insomma, non tornerà planeswalker cattivo, brutto. È proprio l'edro di Onyx. Ok, non mi ero ricordato. Sì, è vero, mi ricordavo che Jace è un cretino. Comunque, tornando a Ramos, ogni volta lancia una magia, metti un segnalino più uno più uno su Ramos per ogni colore di quella magia, quindi non male, in un mazzo penta, e rimuovi 5 segnalini più uno più uno da Ramos, aggiungi 2 mana per ogni colore, quindi 10 mana, alla tua riserva di mana. Attiva questa cosa solo una volta per turno. E questo permette di fare tante cose brutte. Ma soprattutto, chi è Ramos? Perché questo è un personaggio che è già comparso nella storia di Sì. Magic. Adesso leggo perché non ho mai. Dall'inglese. Allora, Ramos La prima era parte è un abbastanza facile. misterioso drago meccanico su Mercadia. Era importante in quanto, diciamo, fulcro della religione. Allora, questa frase è solo che Jace non è Nairi, quindi non sa esattamente dove Dove va l'ha messo? messo. Cioè, ti fa pensare che Jace pensi che l'edro non va, potrebbe non Bastava andare in fronte, ma potrebbe essere un bel una supposto. supposta. Io avrei un ecco, bravo Montre. Torniamo Poi arriva la a gente e dice: ah, un canale di Magic Italiano. Ramos. E poi diciamo ste cagate, ma è chiaro, claro. Torniamo a Stasera Ramos, parliamo di cose serie. di draghi. Allora, Ramos era importante per le religioni di quel mondo. Soprattutto per il clan dei Choharlim. Molti miti si sono evoluti, si sono sparsi tra il popolo di Mercadia riguardo alle origini di Ramos. Ma in base a quello che dice Ramos stesso, quindi penso sia Il mana abbastanza che dà Ramos è esattamente il mana che può accumulare con tutti e cinque i suoi sassi. esatto. Adesso ci arriviamo anche lì, penso. Comunque, diciamo che le Qualcuno fa origini. anche notare che sono i mana perfetti per Progenitus. Ma ce È il l'avete mana un perfetto per la porta sul nulla. Ma ce l'avete un po' qua i Progenitus, un po' Dai, come fammi fermare. Io l'edro. non ti ho interrotto quando stavi dicendo le tue cose. Io devo fare anche la traduzione in tempo reale. Perché sono Allora, pigra. quindi Ramos stesso probabilmente è la fonte migliore per sapere le sue origini piuttosto che il popolo di Mercadia. Originariamente era al servizio di Mishra durante la guerra dei fratelli, quindi si va un po' indietro. Poi venne catturato e riprogrammato da Urza per proteggere il popolo di Teresiere, quello della Ice Age. Nel caso venissero, diciamo, coinvolti nel conflitto. Urza più tardi ha confermato questa storia, quindi è stato essenzialmente. In realtà non dice le origini perché non è che è stato creato da Mishra, era solo il servizio di Mishra, quindi Sì, vabbè. però, cioè, cosa sappiamo di lui? Sappiamo che non è nato come un bravo Durante l'esplosione ragazzo. della Silex, che è quella che ha usato Urza per distruggere tutto, e c'è anche la carta, Ramos ha riunito un numero di umani e tritoni da tutta Argot. E si è spostato su Phyrexia, il suo piano natale, quindi Ramos è di Phyrexia. È scappato attraverso un portale che sarebbe più tardi rimasto su Rath verso Mercadia, dove quei popoli sarebbero rimasti al sicuro. Sfortunatamente, durante il viaggio, accidentalmente si è schiantato dentro una città di Mercadia, uccidendo molte persone. Tuttavia, le persone
taken with him without their own city. Ok, le persone che erano con lui hanno costruito le proprie città e nel tempo arrivarono a venerare Sì, Ramos ovviamente sì, Firaxia Preiamut, Preiamut, sì, esatto. perché altrimenti non era un posto così E nel carino. tempo diciamo, le popolazioni che sono arrivate dopo a costruire le città attorno a Ramos l'hanno venerato come suo creatore, come Mi creatore. ricorda qualcosa? Un certo Bolas. Millenni dopo, la Cavalcavento si schiantò su Mercadia Pensavo dopo su essere Ramos. fuggita da Rat. Lì il suo equipaggio incontrò i vari Rat è popoli. dove si sono scontrati, dove è diventato Miri è Sì, morta. e E... Crovax si è tutto torna. Quindi l'equipaggio della Cavalcavento ha incontrato diverse persone, diversi popoli che vivevano sul piano, impararono i diversi miti che circondavano Ramos. Scoprirono che le ossa di Ramos, cinque pietre del potere che Ramos possedeva e che erano protette da delle driadi, formavano parte dell'arma dell'eredità, parte dell'eredità. Per poterle recuperare, diversi membri dell'equipaggio viaggiarono fino alla vetta di Ramos per incontrare il cosiddetto Dio. Dopo aver raggiunto Ramos. Ramos, lui spiegò le sue vere origini all'equipaggio e gli donò le pietre del potere contenente la sua essenza. Durante il viaggio della cavalcavento dalla città di Mercadia, Ramos intercettò la nave di Volrath, la predatore, e distrusse il vascello. Quindi alla fine Ramos è un bel drago. E quindi penso sia rimasto su Mercadia. Non si sa. Cioè questo Comunque, per... è comunque un drago, cioè buono, tra virgolette, perché se gli ha donato le Power Stone, le pietre del potere, vuol dire che comunque malvagio non è, e gliele ha anche aiutati. E quindi è un'altra figura comunque importante nella storia di Magic. E speriamo che ce ne saranno altre andando avanti. Esatto. Sì, c'è cioè dei ritorni nelle carte che si permettono. Vi Beh, dico proprio in questo ovviamente, oltre a Commander. questo Commander, penso che nelle prossime edizioni, tipo quando andremo a Beh, con Dominaria. Dominaria vedremo nuovi e vecchi, spero anche qualche Allora, ritorno. abbiamo detto che ci sono stati degli spoiler che ci dicevano che ci sono delle Benvenuti. carte ponte. E Esatto. questo è il Necromante della Stirpe, è uno di questi. Perché? Perché sia mago che vampiro. Quindi lo troveremo sia nel mazzo mago che nel mazzo vampiro. Cuore rosso, occhio blu, corno verde, teschio nero e Dente dente bianco. bianco. Questo, tra l'altro, cioè, non ha semplicemente un ponte per i soli tipi di creatura, ma anche per l'effetto che fa. Esatto, perché se entra nel campo ha legame vitale ed è un 3-2 costo 5 con legame vitale e il legame vitale è tipico del vampiro. Quando il necromante della stirpe entra nel campo di battaglia, può rimettere sul campo di battaglia una carta creatura, vampiro o mago del cimitero. Quindi reanima Esatto. una delle due, Tribù, delle due tribù. diciamo. Questa era la carta che avevamo pensato potesse essere, data la sua Fisionomia. fisionomia, un vampiro della stirpe di Sengir. Perché? Perché le orecchie a punta assomiglia soprattutto a un tipico vampiro classico, Esatto, a con la quelli faccia proprio da col naso da da quelli proprio pipistrello. classici. Non ricordo perché avevamo nel podcast stasera parlato degli stili, dello stile molto affascinante, proprio fancy, era stato Sì, detto, fancy. di Innistrad. Scavatombe è più scarso. Scavatombe riprende in mano. Questo rianima direttamente. Però ci sta. Ovviamente questo signore che potrebbe essere della stirpe di Sengir ci farebbe dire che, oddio, oltre a Edgar Markov ci mettono altri vampiri. Quindi potremmo vedere magari delle ristampe o O comunque delle delle versioni citazioni, nuove. delle versioni nuove divertenti. Io penso se mettono qualcosa, cioè ci sono varie cose di Zendikar che potrebbero mettere, anche gente che abbiamo salutato magari morta, però... Tipo una drana potrebbero metterla, Anuan potrebbero metterlo, Kalitas o Kalitas potrebbero metterlo, uno dei due, poi li Esatto, poi. scelgono anche in base al prezzo, al power level.
Quindi potremmo vedere cose già viste o almeno di un flavor già visto. Cioè sicuramente ci saranno dei vampiri che vengono da tutti i vampiri che abbiamo già visto. E questo è tanto Quello sì. bello, tanto bello. Andiamo avanti. Corno dell'Araldo. Corno dell'Araldo è una di quelle, credo che sia un artefatto che potremmo vedere in tutti. Perché? Può essere. Perché quando entra scegli un tipo di creatura e quindi è più forte di altri. Sì, e comunque si adatta a qualsiasi tribale, No, per però nel senso è quello più forte magari di altri perché scegli solo un tipo e non dice tutti penso. quelli con lo Ah, stesso tipo. certo. E le magie creature di questo tipo costano uno in meno Che per lanci. esserne, che lanci, costano uno in meno che per essere lanciate. Già questo costa 3, uno in meno è sempre meglio. All'inizio del tuo mantenimento, guarda la prima carta del tuo grimorio. Se è una carta creatura del tipo scelto, la riveli e la aggiungi alla mano. Quindi. Il mazzo modulare, ancora forte, sì, è tier 1 in tutti i formati. Troppo forte. Che cacchio stai Mazzo dicendo? modulare. Eh? Il mazzo modulare, quello con gli elettrofusi di Mirrodin. In realtà si gioca soltanto il Ravager in Affinity. Quindi se quello è considerato modulare è ancora forte. Se Perché Affinity è si gioca ancora considerato. a Affinity. Beh, Affinity in sé è forte in Modern, su Sì. quello non c'è niente da dire. Andiamo oltre. Ah, questi Nimbus. sono gli ultimi ultimi Ultimi, dopo che ultimi, hanno. ultimi. Tra queste c'è qualcosa che ci piace. Vabbè, il nibbio infernale territoriale. Sì, il corno è qualcosa che un po' abbiamo Sì, visto. sono due effetti insieme, secondo me anche ottimizzati, ci sta. Questo qua è un drago ignoranza, è un 6-5 volare, rapidità, costo 4. Solo che all'inizio del combattimento nel tuo turno scegli un avversario a caso che il Nibbio non ha attaccato durante il suo ultimo combattimento e lui attacca quel giocatore se può farlo. Se non puoi scegliere nessun avversario in questo modo, perché magari hai attaccato tutti nel combattimento prima, lo tappi e non fa niente. Quindi, cioè, nel senso, il suo basso costo rispetto a forza, costituzione e abilità E perché devi pensare a come attaccare è anche. compensato dal fatto che scegli uno a caso. I Dracchion Spoliato sono straignoranti. Che era un po' come il gigante che era uscito nei primi Commander, Jeskai, che costava 4, era un 7-7, che però a inizio combattimento attaccava un avversario a caso. Cioè attaccava ogni turno e attaccava un Sì, è avversario a vero. caso. E per quello. Quindi in multiplayer attacca sempre tutti. No. In 1v1 attacca un turno e poi il turno dopo rimane tappato, quindi fa Sì, schifo. in In multiplayer multiplayer dipende attacca. tu da te, perché io posso dire io attacco tutti con una Sì, se tu creatura. attacchi tutti i tuoi avversari con un attacco solo, il turno dopo rimane tappato e basta. Altrimenti, se decidi di attaccare uno alla volta, in realtà puoi, con gli attacchi prima, puoi decidere quale avversario attacca lui, perché tu puoi decidere, no, io voglio attaccare, che ne so, il giocatore 2, perché è andato avanti da solo. Boh. Ok. Voglio decidere il giocatore 2, allora attacco il giocatore 1 e il giocatore 3 con due creaturine il turno prima. Poi il turno dopo lo gioco. No, non è vero perché è lui che non deve averlo attaccato. Quindi no, Vabbè, devi in realtà gestirti. attacca sempre uno a caso che non ha attaccato prima. Basta. Devi gestirti un po' gli attacchi. Sì, l'ho riletto bene dopo. Ho Beh, visto che era lui che non doveva aver attaccato. in realtà con il Cosa? Nibbio no, ma se parli di coppie, se fai un po' di Eh no, abbastanza perché comunque coppie. vale sempre se stesso. No. No, no, ho letto male Ok. io, credevo che avevi attaccato in generale invece quando Ma avevi attaccato col. No, diventa. Fai un po' di combat al sì, massimo. attacchi a caso, essenzialmente. In Sì. multiplayer attacca sempre qualcuno. Invece in Oppure puoi fare più di 1v1 no. una combat a turno. Uno può lanciarti contro la mossa dell'illusionista, dove ci sono tutte le copie. Poi, ma perché va avanti quando non gli dico di andare avanti? Allora, è uscito questo, richiamare, che penso sia richiamare la stirpe, perché dovrebbe essere dello stesso ciclo di quella blu che abbiamo visto prima. E molti dicono che è la company
del Commander, perché costa 7, la Company Tribale del Commander, perché costa 7 un istantaneo, dice scegli un tipo di creatura, riveli carte dalla cima del grimorio finché non riveli X carte creatura del tipo scelto, dove X è il numero di creature del tipo scelto che controlli, e le metti sul campo di battaglia. Quindi ti raddoppi il board, essenzialmente, in un tribale questa cosa è devastante, anche solo in un elfo. Sì, in un elfo. Ho 10, anche tu fai 1000 pedine e mi gioco tutti gli elfi del mazzo praticamente, come istantaneo, Eh sì, quindi quello l'hai fatto. non è Come male. istantaneo. Quindi è forte. Soprattutto in questo caso in un tribale Esatto, e questo è semplice così, è molto, se si è forte. Sì. risolve fai disastri, perché fai disastri e Costa tanto, ma a quel basta. punto è buono che costi tanto perché così hai tante cose Esatto, sul hai campo di tempo per battaglia. rispondergli. E Sì, poi c'è. No, un'altra ristampa, se non sbaglio, non è no? una Una ristampa ristampa, ma è nuova. Esatto. un'ispirazione. È sempre un drago di Dromoka. Il E target. perché comunque è signore della A costo Scaglia. 7 puoi mettere giù Progenitus. Se non so. Basta! Ti piace Progenitus, No, ma abbiamo cosa dici? capito. Questo qua è molto carino perché comunque è un volare 4-4 costo 5, che poi in realtà io li vedo sempre costare uno in meno, perché se io gioco l'Ur-Drago, tutti i miei draghi costano uno in Sì, meno. Quindi quello là di prima era un costo 3, 6, 5, eccetera, eccetera. Che non è male. Comunque dice che ogni volta un drago che controlli diventa il bersaglio di una magia o un'abilità controllata da un avversario, distruggi un permanente non terra bersaglio controllato da quel quindi giocatore. diciamo che l'idea di bersagliarti creature singole non è simpatica. Esatto. No, no. E qua le bratte fanno le Vabbè. loro cose, però ci sta. Poi è forte perché proprio quando diventa il bersaglio, quindi non deve, ancora la magia non si è risolta, Sì, e è tu gli spacchi una cosa e poi magari te lo salvi anche il drago che ha counter. bersagliato. Quello è il fatto. E poi basta. In realtà, e poi basta, mancano le tre carte importanti, porca Lo so, vacca. ma sono arrivate dopo, io Allora, ormai le avevo quali sono le due messe. carte importanti che abbiamo spoilerato e che ci fanno dire che ci sarà sicuramente, cioè ci No, fanno sicuramente non c'è. sperare che ci possa essere qualcosa? Allora, sono state spoilerate due terre in particolare dall'account ufficiale Twitter della Wizard. Se il mio cellulare decidesse di funzionare, che Dio lo abbia in gloria tra un po' perché Beh, aspetta, vola. lo faccio qua. Ho Perché vola dalla finestra. detto lo faccio qua un attimo. Ce l'ho già, sono tre carte che sono il simpaticissimo adorabile Ale, mi Che serve cosa? la visione. La visione ce Sì, in l'hai. tempo reale. Il meraviglioso che abbiamo, Nodo del Fato, è stato spoilerato. Poi è stato spoilerato il crogiolo dello Dello spirito spirito drago. drago. E ultimo, ma non ultimo, è stato spoilerato il rifugio Rifugio. dello spirito drago. Stai per dire paradiso, Sì, lo però questo non ha senso perché non è morto più. Esatto. Queste tre carte raccontano una storia. Raccontano la storia della morte di Ugin, del luogo in cui c'era Ugin e nel Esatto. luogo in cui troveremo Ugin. Ora come ora. Non Ugin PV, ma Ugin Drago. Io in realtà noi speravamo in Allora, Ugin per quale PV. motivo? Nel mazzo gatti ci stampi sicuro, ci può stare tantissimo una Gianni. Se vogliono puntare a mettere magari Ugin nel mazzo draghi, potrebbero puntare a mettere una Gianni serio nel mazzo gatti. È che non esistono diagiani serie, è solo quello il problema. Però, cioè, è ovvio che non ci sia una Gianni a livello di Ugin, però un buon Gianni che faccia un bel effetto con tutti i gatti ci può stare. Per quale motivo? Perché comunque sacrificando lo spirito, cioè vai alla ricerca di draghi, cerchi Ugin Planeswalker, Dal fai con dal cimitero. cimitero, Ugin Drago Windows. Bolas PV, allora forse è più facile che stampino Bolas creatura che esiste già come ristampa e Ugin PV. Bisogna vedere, perché se mettono quella carta lì ti vengono un po' i dubbi, dato che la carta Ci sono esplicita tre Ugin carte, cioè ci Planeswalker. sono tre carte che narrano la storia di Ugin e una di quelle parla di Ugin come Planeswalker. Potrebbero dire, vabbè, l'abbiamo messa perché così se per caso il giocatore vuole sistemarsi il mazzo
gli mette dentro Ugin. Ma Esatto. uno può anche dire, ma perché metterla? Tu non me lo dai, ce lo aggiungo io se voglio, se vuoi Esatto, un'altra terra. sì. La questione è, se mettessero Ugin lì dentro, dovrebbero inserire delle carte Equivalenti, equivalenti e esatto. smodate negli altri. Nel vampiro, anche se mettessi un Sarin Markov, non so se varrebbe quanto mettere un No. Ugin. Posso mettere Dark Confidant, Snapcaster nel Mago mago, e cosa nella boh, mistica forza mistica pietra. forza pietra nel gatto. Oppure semplicemente effettivamente un Un nuovo nuovo Ugin. Ugin. Però comunque inserire, cioè questo ci permette di capire che forse l'idea di inserire un Planeswalker in questi Commander, un Oppure Planeswalker dei Planeswalker nuovi. già visti o nuovi. Non faranno carte che si trasformano perché costa troppo per Per farne poche e per stamparle. È stamparle. Perché il motivo per cui il prossimo Found and Vault sarà Transforms, perché sono tutte carte che si trasformano e hanno già contato i costi. più che altro perché l'idea comunque sarebbe stata carina anche di inserire determinati vampiri o determinate altre cose che ti permettono di flipparle, ma hanno cioè con questa questione dei costi sappiamo già che alcuni vampiri carini di Innistrad vecchio non potranno essere ristampati. Piango un po', ma me ne faccio una ragione. Quindi sì, oppure potrebbe esserci anche semplicemente un Ugin creatura, perché dici questo Esatto. Ugin prima di diventare il Planeswalker che Planeswalker. conosciamo è di Tarkir da qualche parte, comunque, cioè prima era creatura, oppure un nuovo Ugin Planeswalker molto più debole, stile Sì, Planeswalker oppure una deck. creatura. Però forse Semplicemente. Ugin lo vediamo, perché in qualche modo lo vediamo, perché fa un po' strano dire mettiamo una terra che dice esplicitamente di prendere Ugin e non mettiamo Ugin. Abbiamo messo Ramos, E che abbiamo prende messo. anche i draghi per la terra, quindi dicono beh, chi se ne frega, è forte in un mazzo drago, poi che fa anche Sì, Ugin è un'altra cosa però giusto secondaria. quelle tre che c'entrano con Sì, Ugin, cioè. ok. E ci ha messo il nodo del fato, ovvio che non possono metterci Bolas, però ci ha messo tutte le parti di trama che c'entrano con Ugin, ma mettetecelo sto povero Ugin. E quindi noi speriamo in Ugin, Esatto. crediamo in lui, e anche che vada a prendere Acefoni Bolas. A due, due finché E sono anche i 10 per il guardiani. Marrow Devesh. Anche qua, ma il guardiano intanto ci pensa a Gianni a prendere a schiaffoni quando li rivede. Con quelle Sì. belle Ok, zampone pelose. direi Ok. di chiudere. Abbiamo raggiunto 2 ore. Meno male che doveva essere corta perché avevamo soltanto un argomento. Sì, esatto, E io siamo sto morendo di bravissimi. caldo perché abbiamo chiuso la porta e quindi non sentiamo il condizionatore. Vabbè, io ci sono abituata. No, io Quindi vi salutiamo dopo Quindi avervi detto che Ugin grazie mille. sarebbe bellissimo. Ciao Montre, non Grazie per piangere, averci seguito Guido. come al solito e per averci comunque aver tenuto botta tutte Esatto, anche perché prima o queste poi ci 2 ucciderete, ci. ore. Non solo scusate, mamma Gianni. Esatto, la ramanzina del papà Ugin è scorciata di mamma Gianni, anche perché secondo me è vero, Ugin fa più male, però li ammazza uno Mi sa schiaffone. di sì. Mentre. E Quindi niente. ciao, belli. Quindi ciao a tutti. Ciao. Buonanotte e grazie ancora. Ci vediamo alla Prossima. prossima, che è sempre E martedì. ci saranno sicuramente altri spoiler. Esatto, e tanto gli spoiler. Adesso mettiamo quelli che sono usciti mentre facciamo la live. Esatto, e speriamo che il podcast domani si sa già su cos'è. Maghi. Maghi, perfetto, sono felicissima. E quindi domani mi metterò a scrivere qualcosa sul Sul diario diario di Moi, Sori, bravissimo, grazie. Così grazie. potremo mettere i flavor test alle carte cretine, perché servono dei flavor test Esatto. seri su delle carte sceme. E domani si parlerà quindi di maghi, quindi scopriremo magari qualcosa, dato che. Magari. Sei preparato, lo Eh? difesa, pensavi. Sì, ma magia. Dopo ti sei Guarda che mi sono messo. fermo in cuore e poi è finita. Tanto Ma qua è pugno qua al giusto. centro. No, è qua, sulla No, tetta. Aia.
Domani, quindi di maghi non credo che faranno la carrellata Un di... quadernetto vuoto, sapete che avete dato via qualcosa di orribile. Non credo ci sia una carrellata di tutti i tipi di maghi, perché altrimenti il podcast penso che possa durare Tutti. tipo 16 ore. Quindi forse si parlerà Qualche del spoiler, comandante, dai. porca vacca, che non sappiamo niente. Perché il comandante ha i colori Grixis, ma ha l'aspetto di una persona tipo di Teros, Esatto. perché qualcuno dice troppo viva, qualcuno, io dico è semplicemente troppo da Teros, Secondo me di un piano random oppure che di un non piano abbiamo mai random, visto. sì, anche. E quindi domani scopriremo qualcosa. Ciao a Ciao a tutti. tutti! Posso scansare? Ecco questo link, qua ci sono tutti gli spoiler, fate Grazie, voi. quello sarebbe bellissimo. Ok. Buonanotte, buona serata.